Sente? Può alzare un po' la voce, per favore? Sì, sente, dico, riesce a sentire? Adesso sì. Bene. Allora deve leggere quella dichiarazione che c'è scritta su quel foglio. Vede che c'è un foglio... Sì. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Può rispondere al pubblico ministero? Certo, sono qui apposta. Signor Mancini, buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa sa di... Chiedo scusa un attimo, siccome è andato via l'avvocato Giommi, mettiamo per l'imputato Calò, il difensore di ufficio, mettiamo il difensore di... che abbiamo messo le altre volte come posizione, quale può andare bene, quella di Eduardo Levi. Manuela Clancy. E quella di me, l'avvocatessa Baracca. Va bene? Ho sentito, signor Calò? Viene assistito allora dall'avvocatessa Baracca per questo... Mi scusi, signor Presidente, io non so se torna presso l'avvocato John, ma veda un po', non lo so, sì, mi intanto... vuol mettere l'avvocatessa? No? Sì, intanto l'assiste. Può darsi che gli devo fare alcune domande. Veda lei, signor Presidente. Va bene, poi vediamo. Grazie, buon Presidente. Allora, cosa sa di Flavio Carboni e che ruolo ricopriva, se ne ricopriva uno, nell'ambiente criminale al quale lei faceva parte? Da quello che mi è stato raccontato nel periodo in cui sono uscito, ho iniziato i miei contatti con quella che poi è stata denominata la cosiddetta banda della Magliana, Daniele Bruciani mi diceva che Carboni si era trasferito dalla sua regione a Roma non avendo una lira in tasca, e siccome era molto abile nella gestione del denaro, negli investimenti e quant'altro, loro, cioè quelli che allora stavano all'esterno, io ripeto ero detenuto, avevano affidato a lui determinate somme da investire. Sì. E sa se Flavio Carboni avesse particolari attitudini in questo campo e se le risulta come lo ha appreso? Ripeto, le mie fonti erano abbruciati, De Petis, e quanti io ho trovato alla mia uscita che già avevano dato vita a quella che poi, ripeto, sarebbe stata denominata banda della Magliana. Ecco, all'interno di questo gruppo criminale, di questa banda, sì. Flavio Carboni aveva un ruolo specifico? Guardi, Flavio Carboni era tenuto in alta considerazione sia per la sua abilità nell'investimento del denaro e sia per le sue conoscenze all'interno dei tribunali e delle istituzioni, per le sue entrature all'interno del tribunale e delle istituzioni. Senta, lei sa se Flavio Carboni abbia avuto un ruolo con riferimento anche alla massoneria? Sì, ma infatti quando io parlo di istituzioni parlo di uomini, diciamo così, di alto livello che facevano parte anche della massoneria. Ecco, ricorda esattamente che cosa Abbruciati le disse in proposito? Che lì era tutta una questione di conoscenze e di entratura all'interno. Io non è che ho conosciuto solo Carboni, io ho conosciuto Ortolani, ho conosciuto altri che si diceva appartenessero alla massoneria. Sì, ecco, io volevo ricordarle questo. Nel corso del verbale dell'11 marzo 94 lei dichiara: so per certo che Abbruciati aveva rapporti con esponenti della massoneria che ancora non era conosciuta come P2. Sì, e sì. Poi più oltre Abbruciati mi riferì che Flavio Carboni costituiva un anello di raccordo, fra noi della banda della Magliana, la mafia di Pippo Calò e gli esponenti della massoneria che faceva capo a Licio Gelli. Sì, ma lei fa, sì, questo io lo confermo, ma lei fa bene a puntualizzare, perché io, tanto per scontato quello che ho dichiarato,
essendo passati poi degli anni e dell'acqua, molta acqua sotto i ponti, allora dopo scontato do le risposte così, poi se lei mi puntualizza io gliene sono grato, comunque quello che ha detto. Ecco, quindi lei conferma che Flavio Carboni aveva un ruolo di anello di raccordo fra queste strutture? Sì, ma come no? Ecco, lei può dire in quali circostanze di tempo e di luogo Danilo Abbruciati le ha detto queste cose? Guardi, io purtroppo quando sono uscito, siccome mi sono ritrovato subito in movimento per quanto riguardava la vendetta nei confronti dei proietti, quindi così uso un termine un po', non so se è giusto, ero uno stacanovista del crimine, io stavo sempre sulla strada e quindi sono rimasto fuori per un breve periodo da ottobre a marzo da ottobre 80 a marzo dell'81, quindi il periodo è quello. Io non sono molto ferrato sulle date, però mi aiuto con degli episodi, quindi il periodo è quello. Ma poi c'è stato il periodo carcerario, non è che in carcere noi eravamo isolati completamente, io continuavo a fare tranquillamente i colloqui con alcuni dei miei compagni della cosiddetta banda, e poi c'erano i familiari che portavano notizie, insomma. Ecco, lei ha parlato anche di rapporti che Flavio Carboni manteneva con magistrati, mi pare abbia detto, avvocati. Sì, ma io quando parlo... Vuole dire in particolare con chi Carboni aveva rapporti? Guardi, io quando siamo andati a Milano con Abbruciati, nel secondo viaggio, quando siamo andati in un tribunale che ci sono stati dati quei documenti, tra le persone alle quali dovevamo dare questi documenti, oltre al Carboni, c'erano appunto dei magistrati come Vitalone, come Bongiorno, e l'allora responsabile del Ministero delle Carceri, Testi, qualcosa di simile. Testi? Sì, qualcosa di simile. Senta, lei parla di secondo viaggio a Milano, sì. Vuole cercare di specificare meglio cosa si riferisce con questa espressione, a cosa era collegato questo secondo viaggio a Milano? Ma io dovrei collegarlo a quello al primo, comunque, altrimenti non so. Comunque il secondo viaggio a Milano era dovuto alla... noi dovevamo andare in aula nel processo in cui si stava tenendo contro Francesco Turatello, perché in precedenza eravamo stati a Milano per incontrare dei personaggi che io identificavo come banchieri, come insomma comunque non di malavita. Lì Abbruciati aveva fatto presente che i loro impegni non erano stati fino allora messi in atto, mentre a differenza di noi altri, quello che avevamo assicurato l'avevamo portato a termine, insomma. Quindi il secondo viaggio era uno per tranquillizzare Francis e per fargli capire che noi stavamo a Milano, insomma, che non è che stavamo trascurando, e secondo perché sempre attraverso Francis, io non so come Danilo riusciva ad avere le notizie da Francis Turatello, dovevamo ritirare dei documenti che a noi ci è stato consegnato da un'avvocatessa che io non so perché mi è sembrato che si chiamasse Serra, io poi non lo so, noi abbiamo preso questi documenti, siamo ritornati a Roma, non eravamo solo io Abbruciati in quel viaggio, mentre sul primo eravamo io Abbruciati e una signora, sul secondo c'era anche Marcello Colafigli e Paolo Frao, anche loro, anch'essi esponenti della Banda della Magliana. Senta, e questi rapporti che coltivava Flavio Carboni con magistrati di cui ha detto poc'anzi, sì, a cosa servivano? Guardi, ogni conoscenza è buona. A cosa servivano? Servivano per aggiustare i processi, per avere una certezza che domani in aula le cose sarebbero andate come io ritengo per certi personaggi sono sempre andate, cioè magnificamente, per altri come me un po' meno, ma comunque
qualcuno ci ha sempre salvato, insomma, quello che si esponeva di più, quello che c'aveva a mano la cosiddetta mossa, come si suol dire in gergo, cioè la conoscenza, quelli più o meno si sono sempre salvati. Senta, vuole spiegare lei quali rapporti ha avuto con Danilo Abbruciati? Io? Sì. Guardi, io Abbruciati lo conosco dagli anni 70, cioè quando Roma non c'era ancora quello che poi è diventata, cioè la criminalità organizzata. Noi eravamo soltanto dei rapinatori, eravamo delle batterie. Batterie è un termine che significa 3, 4, 5 uomini che si dedicavano alle rapine. Ed io ero di una batteria e Abbruciati di un'altra. Negli anni 70, i primi anni 70, Abbruciati aveva dei conflitti con un certo Roberto Berardinelli, detto Bebbo, anche lui un personaggio di spicco della malavita romana. E siccome all'interno del gruppo di cui facevo parte io, che era Valmeline allora, c'era uno imparentato di Danilo che mi riferì questa cosa, cioè delle difficoltà di Danilo in cui si stava trovando. Siccome io fra i due gruppi, quello di Berardinelli e quello di Abbruciati, preferivo quello di Abbruciati perché era composta da tutti i personaggi, diciamo, puliti, tipo Cercola, tipo Diotalleve e tipo altro che al momento non mi ricordo, gli feci sapere ad Abbruciati che se avesse avuto bisogno di una mano noi eravamo disponibili, perché all'interno di Bebbo, sì, c'era Bebbo e c'erano altre persone, diciamo, di omertà, ma c'erano anche chi, come Mariano Castellani o Donato Mattei, aveva avuto un passato da infame, insomma, quello che sono diventato oggi io. E quindi è nato qui, è iniziata qui questa amicizia con Abbruciati, ma è proseguita sempre per delle prese di posizione da parte mia nei confronti di Abbruciati, tipo Abbruciati doveva venire quando era detenuto per dei sequestri di persona dal carcere di Frosinone, credo, a Rebibbia. In quel periodo a Rebibbia c'erano uomini di Bebbo Berardinelli, Claudio Vannicola, che era uno degli imputati di quei sequestri insieme a Francis, Berg, Gamelle, eccetera, ci fece avere una fibbia in gergo, quello che si chiama Sicilia di Cani Pizzini, perché noi ci mettessimo a protezione di Abbruciati, cosa che fecimo, insomma, avvertimmo i Berardinelli che Abbruciati non si poteva toccare. Terzo elemento che aveva convinto Abbruciati che con me poteva fare tutto e poteva dormire tranquillo era che quando io sono uscito, Edoardo Toscano mi riferì che praticamente nei confronti di Abbruciati doveva soltanto premere il grilletto, e mi raccontò che dal manicomio dove si trovavano Cutolo e Sellis in modo particolare avevano chiesto proprio l'uccisione di Abbruciati, perché loro temevano, siccome Abbruciati era molto legato a Turatello, dice, una volta che esce Francis, perché allora si diceva che doveva uscire, una volta che esce Turatello molto probabilmente farà spazio a lui, che si inserirà alla piazza di Roma. Io facevo capire, siccome avevo conosciuto sia Turatello che Abbruciati e consideravo entrambi due ottime persone, io dicevo, ma che famo, spariamo solo perché ce lo chiedo Sellis, ammazziamo due brave ragazze perché ce lo chiedono due che dentro al manicomio si annoiano? Quindi riuscire a portare dalla mia parte alcuni dei personaggi che avrebbero avuto il potere decisionale, e questo non si verificò più, cioè l'attentato contro Abbruciati non si verificò più. Ma la cosa curiosa è che Toscano, quando noi ci siamo legati, proprio legati tutti i gruppi, Toscano volle raccontare a questo episodio ad Abbruciati. Siccome io con Abbruciati giocavo molto, io sono un tipo giocherellone, un tipo che pensavo di morire ma sorridendo, e lui voleva raccontarle, Abbruciati, ricordo, mi disse Toscano che gli chiese perché non l'avesse ammazzato, visto che doveva prima soltanto il grilletto, e lui rispose non ha voluto Antonio, e Abbruciati di rimando scherzamente dice non ha voluto non perché mi vuole bene ma perché mi vuole dare fastidio per tutta la vita, comunque per non ballare. Questi sono i tre episodi che giustificavano i miei contatti con Abbruciati. Poi se qualcuno qui dentro sa, che sente, ascolta e sa, Abbruciati sniffava la cocaina da solo o con Antonio Mancini, perché in quei momenti di debolezza lui sapeva che Mancini Antonio non l'avrebbe venduto come era accaduto in precedenza, perché Abbruciati aveva subito un sacco di attentati, uno addirittura era più attraverso la morte che da questa parte. Ecco, questi sono i motivi che spingevano ad Abbruciati ad avere per me la fiducia massima e a raccontarmi. E poi
Dottor Descaroli, io a quei tempi ero un irriducibile, ho fatto tanta galera speciale, ma che motivo? Ma poi non si nascondono certe cose, tutto qui. Senta, questa circostanza del proposito di eliminare Danilo Abruciati, sì, lei gliel'ha mai riferita direttamente ad Abruciati? Io non volevo, addirittura quando Toscano mi disse che lui gliel'avrebbe detto, io non volevo, perché dico, così lo fai stare male. Lui, Toscano, disse, io non riesco ad andare in macchina con lui o a stare in un ristorante con lui se non gli dico questo, mi pesa. E glielo disse Toscano stesso, io glielo confermai dopo quando lui me lo chiese. Lei ricorda se si sia tenuta anche una riunione tra voi per parlare di questo progetto di eliminazione di Abruciati? Io mi scuso, perché come ho detto all'inizio, io dopo scontato che le mie risposte... Sì, ma il punto, dicevo, io mi sono riuscito a portarmi dalla mia parte alcuni personaggi, tipo ci siamo riuniti a casa di Vittorio Carnovale ad Acilia, e lì sono riuscito a portare dalla mia parte con la figli, siccome eravamo i quattro che dovevamo decidere, io con la figli, Toscano e Abbatino. Abbatino disse, a me non mi interessa, insomma, annoiato, fate come vi pare. E dal momento che eravamo due sì, uno no e uno così, come per dire, astenuto, prevalse la linea che non si poteva ammazzare. Senta, lei ricorda cosa accadde dopo l'attentato a Roberto Rosone? Sì, siccome io, ripeto, io ho pianto moltissimo per Abruciati, come ho pianto poco tempo fa per Guido Cercola. Io ho pianto moltissimo per Abruciati. Ricordo che chiesi un incontro con Edoardo Toscano, io mi trovavo nella casa penale di Sulmona, e Toscano venne, entrò dietro una mia corruzione da parte di un sottufficiale della polizia penitenziaria. E lì, insomma, io chiesi com'era possibile Danilo, e lui disse che si erano incontrati proprio perché anche loro gli sembrava strano, cioè una morte strana, uno spara una gamba, c'è subito la guardia notturna che spara, e si incontrarono con Pazienza e con Carboni. E dopo questo incontro loro si dissero convinti delle giustificazioni e quindi non procedettero oltre. Ma come mai? Perché vengono chieste spiegazioni a Flavio Carboni perché, e a Pazienza? Perché erano tra i coinvolti in quell'episodio, cioè non vanno a chiedere spiegazioni a Pippo Calò, perché è chiaro che Pippo Calò non gliela prepara mai la trappola, no? Chi gliela può preparare? Due che stanno più da là che da qua, insomma, tipo Pazienza è un uomo di servizi, dice, ragazzi, che questo l'ha mandato su e se poi se l'è venduto, ecco perché quei personaggi sì e non altri. Senta, lei sa se Flavio Carboni e Pazienza rappresentassero un ostacolo per gli interessi, diremo così, del Carboni, del Pazienza stesso e delle persone che erano vicine a loro? No, questa domanda non... Mi scusi, eh? Cioè, se Carboni rappresentava un ostacolo per chi? Per gli uomini di Carboni? Per gli amici dei Carboni, i compagni dei Carboni? Cioè, sì, esatto. Rosone, se le risulta che Rosone rappresentava un ostacolo... Certo. Allora perché gli hanno fatto l'attentato? Perché lo dovevano impaurire, insomma, lo dovevano zittire. Proprio perché si frapponeva fra certi giochini. Lei sa chi era Neide Toscano? E quali rapporti aveva avuto con Danilo Abruciati e con Roberto Calvi? Guardi, la storia di questa Neide, io l'ho conosciuta, questa Neide Toscana, nel primo viaggio che facemmo con Abruciati per Milano. Era una bella donna, io anzi la chiamavo Neide, io non sapevo che si chiamava Toscana. Io quando ho iniziato sta cosa qua, La chiamavo Neve, perché questo mi era rimasto nella memoria. E abbiamo fatto questo viaggio e una volta a Milano lei si separò e noi andammo per conto nostro, lei andava per conto suo.
Praticamente da quello che non era una cosa seria per Abruciati, era più una cosa da muovere. Non so se... Sì. Ecco. Senta, lei sa se lei di Toscano abbia avuto una relazione con Roberto Calvi? Questo a me, se non ricordo male, mi diceva Abruciati. Se ci può spiegare, ha detto sì, da muovere, lei ha detto il pubblico. Sì, adesso ci spiega. Vorremmo capire pure noi che vuol dire. Ci vuole spiegare cosa intende dire quando usa l'espressione una persona da muovere, cioè che Danilo Abruciati utilizzava questa Neide Toscano come una persona da muovere. Una donna oggetto, una che da usare come? Da mandarla a letto con le persone che quale interessava che andasse. Era bella, bionda, alta. Senta, e fra queste vi era anche Roberto Calvi? Da quello che ricordo io sì. Ma proprio io poi ho pensato, perché vede, uno dice, ma tu non glielo chiedi, no? Perché quando uno del gruppo dice vado a parlare col perito Totti, io non gli chiedo né con chi ci va, che cosa ha fatto. L'importante è che, tra virgolette, si arrivi a dama. E io davo per scontato, proprio perché noi facevamo anche questi discorsi, che lei quella volta fosse andata proprio a Milano, io pensavo Calvi o Ortolani, per dire la verità. Perché lui alla fine, quando ci siamo salutati, ha fatto delle raccomandazioni che adesso non mi ricordo. Ma perché poi è stato un viaggio a noi, come posso dire, fecondo a metà, perché dovevamo incontrare un giornalista, questo giornalista non c'era, siamo andati da quei personaggi, insomma le risposte non erano state proprio quelle che noi aspettavamo, ecco. Quindi poi un'altra cosa che mi ha incuriosito su quel viaggio, se devo rispondere adesso devo aspettare la domanda. Prego, dica. No, e quando noi siamo andati via, Abruciati prese un tassì per andare in un bar che non c'entrava niente con la direzione che noi dovevamo fare, cioè l'aeroporto. Praticamente lui da quel bar si poteva osservare l'entrata di una, non so come chiamarla, di un'associazione, qualcosa di simile, di cavalieri, di qualche cosa che adesso non mi sovviene, a Milano. Siamo stati lì, non so, adesso non ricordo, mezz'ora, un quarto d'ora, non mi ricordo, e poi siamo andati via. Proprio a me mi ha dato la sensazione chiaro. Sì, allora ripeto, noi siamo andati con io a Abruciati e questa signora Neide. A Milano la signora Neide, dopo aver ricevuto le raccomandazioni di Abruciati, si è recato non so dove. E noi, che all'aeroporto saremmo dovuti andare con un giornalista, credo che si chiamasse Cavallo, anzi senza credere, si chiamava Cavallo, ci doveva accompagnare da quei signori, dove poi noi siamo andati comunque, perché lì a aspettarci non c'era sto Cavallo, ma c'era... Non so se era l'autista suo, un factotum, un compare suo, io non lo so. E all'uscita di questa riunione, se così si può dire, noi potevamo finire, potevamo tranquillamente tornare all'aeroporto e starcene lì in attesa dell'aereo. Invece Abruciati ha voluto fare un giro strano, perché proprio mi faceva chiedere che siamo... No, gli ho chiesto qui che ci stiamo a fare. Noi stavamo lì proprio perché Abruciati doveva fare delle osservazioni che però io non mi ricordo se gliel'ho chiesto, non mi ricordo se che cosa mi ha detto, se gliel'ho chiesto. Ma lei si è reso conto, ha comunque compreso qual era il punto sul quale o nel quale occorreva fare questo sopralluogo, questa verifica? Cioè, il perché? No, qual era questo posto? Senta, è vicino al tribunale. Io ci sono andato con la DIA, sì. Nonostante fosse tutto cambiato, il bar non era più quello, eccetera, eccetera, la DIA ha chiesto come fosse
com'era in precedenza quel bar, era quello come lo descrivevo io, insomma, no? E poi di fronte ancora continuava ad esserci, oggi non lo so, quelle associazioni di cui avevo parlato a verbale, insomma. E vuole ricordare il nome di questa associazione? Guardi, io adesso non me lo ricordo, ma tipo Cavalieri di qualche cosa, non so. Cavalieri di Malta, Cavalieri di San Sepolcro, non me lo ricordo bene. Comunque c'era roba di cavallerato di mezzo. Senta, lei ha conosciuto Ernesto Diotallevi, se l'ha conosciuto vuole dire dove e quando lo ha incontrato e per quale motivo? Ernesto Diotallevi era uno, io lo conosco dai tempi in cui era uno dei più importanti rapinatori di Roma insieme ad Abbruciati, io l'ho visto più volte con Abbruciati, l'ho visto a Testaccio, l'ho visto in altri posti che adesso non mi ricordo. E Diotallevi era anche un esponente di primissimo piano dell'organizzazione. E, diciamo, lei fa riferimento a questa banda denominata Banda della Magliana? Denominata da giornalisticamente Banda della Magliana. E di cosa si occupava, oltre che di rapine, Diotallevi? Ma io non credo che quando io... si è sviluppata questa banda e ci fossero più rapine da fare perché gli interessi erano altri. Comunque Diotallevi era molto ricco, si occupava di immobiliari, di usura, di danaro, di cose che non necessitavano grossi rischi, insomma. E quindi si occupava del comparto finanziario, diciamo. Sì, ma non solo lui, allora c'era Ettore Maragnoli, c'era un certo De Tommasi, erano tanti che, ma siccome i soldi erano tanti nelle loro specificità che li manovravano. Senta, lei sa se Ernesto Diotallevi fosse collegato a Domenico Balducci, Lorenzo Di Gesù, Danilo Abbruciati e Pippo Calore? Sì. Come lo ha preso? Senti, io stavo in mezzo a loro, Guardi, io adesso le racconto due episodi che possono sembrare due cose da niente, ma proprio perché io non ho di più, allora racconto le cose da niente. Prego, le riferisco. Allora, ecco, allora, quando io uccisi o feci uccidere il detenuto Sisto Nardinocchi al carcere di Sulmona... Come si chiama il detenuto? Sisto Nardinocchi era uno della banda di Laudovino De Santis, detto Lallo Lo Zoppo, Lello Lo Zoppo. Colui che aveva commesso l'omicida fu trasferito a Fossombrone, al carcere speciale di Fossombrone. Una volta lì giunto, gli si avvicinò un signore chiamato Vittorio Mangano, il quale... Una siciliana, Vittorio Mangano, il famoso Vittorio Mangano. Ma questa è una cosa che io ho fatto, già dichiarato all'inizio della mia collaborazione. Si avvicinò questo Vittorio Mangano e gli fece una serie di domande, se lui conosceva personaggi della banda alla Magliana, e lui disse, lui aveva anche un cugino, Roberto Giusti, che faceva parte della banda, e disse no, io no personalmente perché non ho le qualità, disse questo ragazzo, però io ho un cugino che appartiene alla banda alla Magliana e si chiama Roberto Giusti, ed inoltre la persona con la quale sono imputato, Antonio Mancini, è un esponente della banda alla Magliana. E lui mi raccontava di Guccio, quando ci trovavamo per processo pronti che dovevamo affrontare per l'omicidio Nardinocchi, che Mangano si raccomandò di dirgli se ti è possibile fai avere i miei saluti a Ernesto Diotallevi. Sì, questo è il primo episodio che si è verificato, ecco, può essere un po' più preciso, ci può dare qualche coordinata per cercarlo nel tempo questo episodio? Allora, io lei, guarda, questo episodio, lei, io ripeto, non sono ferrato sulle domande. Lei tenga presente... Ferrato sulle date. Sulle date, pardon. Lei tenga presente che ciò è avvenuto poco dopo l'omicidio di Sisto Nardinocchi, avvenuto nel carcere di Sulmona. Lì è tutto nero su bianco. Ecco, dove... Vi trovavate? No, io mi trovavo non so in quale carcere, a lui che era stato trasferito, io forse mi trovavo a Ivrea, nella sezione speciale di Ivrea, e lui a Fossombrone, è lì che avvenne questo episodio, quindi gli anni poi io, non lo so, l'83, 84, non, comunque sveglia, basta vedere quando c'era Mangano a Fossombrone.
credo che fosse presente anche Luciano Ligio, perché mi raccontava questo mio amico, siccome lui aveva dei problemi di salute e l'avevano messo nella sezione infermeria, comunque diciamo dove si stava meglio, c'era anche Luciano Ligio, il quale proprio per questo suo, diciamo, coraggio, questa sua audacia, sia nell'omicidio per il fatto che appartenesse in qualche modo a personaggi della banda della Magliana, mi diceva questo mio amico, anche il suo piantone ha messo a mia disposizione, cioè Luciano Ligio, proprio per, così, per una forma di rispetto, aveva detto al suo piantone, se anche Mario, questo ragazzo si chiama, spero si chiama ancora, Mario Di Curzio. Senta, lei ha parlato di due episodi, il primo è questo, qual è l'altro? Oh, l'altro, io ero detenuto nella casa di lavoro di Soriano del Cimino, mi avevano arrestato da poco, venne abbruciato al colloquio e lì era presente un certo, erano due fratelli, uno si chiamava Lallo Zanzarri, il quale doveva dare dei soldi per traffico di droga a Ernesto Diodalevi. Venne abbruciato e mi disse, guarda che lì c'è Lallo Zanzari, dico sì, Stancella con me, mettigli paura e fai dare i soldi a Ernesto, perché ancora doveva pagargli una partita di droga. Cosa che io feci, tant'è che lo feci anche in maniera, direi, un po' troppo brusca, tant'è che questo si fece isolare in un reparto a parte. E lei sa se poi questo denaro sia stato dato a Diodalevi? Ah, non lo so, non è che lo metto a chiedere se è stato dato. Lei ha conosciuto Lorenzo Di Gesù? Guardi, Lorenzo Di Gesù io l'ho conosciuto al carcere di Ancona. Io parlo di carcere perché avevo preso una ventina d'anni, non so quanta ora. Io ho conosciuto Lorenzo Di Gesù al carcere di Ancona e io non l'avevo nemmeno riconosciuto, dico la verità. Fu lui che mi avvicinò al cortile e mi disse, ti ricordi di me? Roma, Mario e una serie di altre indicazioni. Lui mi disse che, siccome lì si facevano socialità, fra cella e cella, lui mi disse che forse era opportuno non effettuare una socialità fra noi, fra me e lui, per non dare nell'occhio. Io naturalmente questa cosa la presi proprio con gioia, perché a parte che lui ogni tanto beveva di Gesù, e poi io con quelli che facevo socialità me ci facevo i spinelli, non è che me ci facevo il vino, io non bevevo. Senta, quando ha parlato di Mario, a chi intendeva riferirsi? Al signor Pippo Calò. Senta, lei ha incontrato Giuseppe Calò? Sì, io ho incontrato Giuseppe Calò, quello che l'episodio che mi ricorda è una cena al Montarozzo, al ristorante Montarozzo, se non erro si trova sulla via Cassia. Lei prende sempre le mie delucidazioni col tempo che è trascorso e con la famosa acqua che è passata da tutti i punti. Allora, ci spieghi chi era presente nella circostanza e come mai vi siete trovati a mangiare assieme? Ma ci siamo dati da mangiare insieme perché bisognava parlare degli affari. Presente, quelli che ricordo io, c'era Di Gesù, c'erano altri siciliani, credo che ci fosse Raffaele Pernasetti, De Petis abbruciati, questi erano i personaggi, adesso non me li ricordo tutti. Sì. Ma c'era un motivo particolare per cui siete stati assieme, di cosa avete parlato? No, di particolare non ricordo niente, so che si doveva parlare d'affari. Ecco, quali erano gli affari che accomunavano Giuseppe Calò e Abbruciati, Diodalevi e voi di questo gruppo criminale della Magliana? Allora, per quanto riguarda i personaggi che l'hanno elencato, c'era naturalmente la droga e poi c'erano le attività immobiliari, alla quale nessuno di noi, diciamo, della Magliana vera e propria partecipava, perché non avevamo la cultura di quegli affari, non ci sentivamo impegnati in quel senso. Io quello che posso dire è che, siccome avevo un bellissimo rapporto col denaro, cioè prendere e spendere, Abbruciati preoccupato mi disse, guarda, gira, terrestre non ci avrai una lira.
le prossime stecche, le stecche sarebbero le prossime divisioni delle parti, una parte del denaro me lo prendo io e ti inserirò in un investimento immobiliare che stiamo facendo in Sardegna. Anzi, lui aggiunse, quest'estate noi andremo in Sardegna, e gli dissi, guarda, non è possibile perché io sono pieno di tatuaggi, ma dove vengo? Tutta questa gente, insomma, tutta gente così. E lui mi disse, guarda, non è una questione di tatuaggi perché tu ce l'hai esterni, loro ce l'hanno sotto pelle, non ti preoccupare. Poi invece a marzo mi arrestarono per l'omicidio nei confronti di Proietti e questa cosa non si verificò più. Chi sono questi loro che ce li hanno sotto la pelle i tatuaggi? E i loro sono i Carboni, sono le persone così, pazienza, io adesso non lo so. C'erano dei costruttori siciliani che io ho riconosciuto anche in fotografia, che ogni tanto li vedevo lì, da quelle parti. Chi sono questi costruttori siciliani? Ah, io non me li ricordo adesso, guardi. Lei ricorda il nome di Luigi Faldetta? Ah, come no, sì, Faldetta. Lei faceva riferimento a Faldetta? Sì, ma anche, non solo lui, naturalmente. Ecco, lei... E non c'erano solo i siciliani a costruire, erano anche i romani, insomma, però i nomi non mi ricordo. Deve cercare di fare uno sforzo di memoria per essere più possibile. Guardi, dottor Tescaroli, io ne sto facendo degli sforzi, ma non... Senta, quando è stato arrestato lei? Io sono stato arrestato a marzo... Di che anno? 81, dopo aver appena ucciso... Dopo poco aver ucciso uno dei fratelli Proietti, se non mi chiama Mario, non mi ricordo nemmeno il nome. E l'invito di Abruciati per andare in Sardegna si riferiva a quella stessa estate, all'estate di Guadagno? Sì. Lei poi andò... No, perché fui arrestato. No. Lei sa se Danilo Abruciati e Renato De Pedis avessero rapporti con Di Talone? Guarda, io... Questo l'ho detto e l'ho ridetto, lo confermo qui, anche se, fortuna sua, il senatore è stato assolto, però io qui continuo a confermare, sì, perché almeno che non mi raccontassero chiacchiere, ma non vedo perché, non vedo come, senza nessun atteggiamento, potevano permettersi di raccontare chiacchiere, insomma, non è che noi eravamo gli ultimi, quindi... Sì, avevano rapporti con Vitalone, lo confermo nonostante la sua assoluzione. Senta, lei ha conosciuto Claudio Sicilia? Come no, era aveva un buon rapporto, era diciamo colui che deteneva la cassa comune della banda proprio i personaggi Toscano, Abbadino con la figli. Carnovale, insomma questi personaggi qua proprio propriamente banda, propriamente Maiana, e inoltre era colui che gestiva in prima persona il traffico della droga. Senta, e lei ha conosciuto Enzo Casillo, Oreste Pagano e Corrado Iacolare? Sì, allora... Sa che rapporti, che tipo di rapporti hanno avuto costoro e Sicilia con l'organizzazione alla quale lei apparteneva? Allora io Casillo e Iacolare l'ho conosciuti. Iacolare l'ho incontrato più volte perché lui veniva con più frequenza a Roma, visto che era imparentato con Sicilia, e con lui abbiamo frequentato anche, abbiamo fatto anche cose che non solo di malavita, insomma, non solo incontri di affare ma altro. E Casillo l'ho incontrato una volta sola, perché? Perché c'era stato uno scambio di droga, di eroina, cocaina fra i due gruppi, perché ripeto, ognuno lì aveva il suo ruolo, Sicilia si occupava della droga, poi se c'erano problemi intervenivamo noi. Comunque c'era stato questo scambio di droga, e Casillo, invece di mantenere il patto, nel senso che invece di adesso non mi ricordo, noi avevamo dato la cocaina a lui, l'eroina o viceversa, voleva pagare con il denaro. La cosa sarebbe stata pure conveniente per noi, però ci sembrava un'imposizione da parte loro, e quindi ci recammo all'appuntamento come dovevamo recarci, e col tono giusto gli dicemmo che no, i patti erano quelli e quelli devono essere rispettati.
Poi Pagano l'ho rincontrato, per ricordi c'era ancora lì, poi l'ho rincontrato al carcere di Rebibbia, proprio nel periodo dei mandati di cattura in Sicilia, se non erro, E così abbiamo parlato, perché Pagano aveva la piazza di Brescia in mano, da parte della Camorra Cutuliana. Senta, lei ha conosciuto Michele Zazza e Nuncio Barbarossa? Allora, guardi, Michele Zazza sì, l'ho conosciuto, lui e il fratello, nei miei peregrinari per le carceri. Nuncio Barbarossa, io adesso se lei mi dice, io, però so che era un napoletano che insieme al fratello di quella donna famosa della Camorra, napoletana, questo gestiva un autosalone, dalle parti da Rai, se non sbaglio, Marisca, avevano anche loro contatti con la banda, ma in modo particolare i Testaccini, perché io non l'ho mai visti con Sicilia, Toscana, quindi non l'ho mai visti questi personaggi. Ma poi senza noi, allora, questo tengo a precisarlo, non è che tutti frequentavamo tutti, lì noi avevamo un solo problema, abbattere i proietti. Senta, lei sa se Zazza e Barbarossa abbiano avuto rapporti con Calò? Guardi, io sto dicendo che io sapevo che c'era questo Barbarossa che, se non erro, aveva un negozio, non so di che cosa, nei pressi della stazione. E c'era questo Maresca che aveva un autosalone, se la memoria non mi inganna, dalle parti della Rai, no, Sacca Sarubra, lì dove stava prima. E quindi non avevano rapporti con noi, non so se con Sicilia sì, perché magari era napoletano, ma sicuramente con i Testaccini, i cosiddetti Testaccini sì. Sì. Senta, lei ha conosciuto Luigi Giuliano, sa a quale gruppo criminale apparteneva? Guardi, io quando ero detenuto, gli do pure troppa importanza, anticutuliano, venivo ubicato nella sezione della cosiddetta nuova famiglia, dal primo all'ultimo, dal più umile, tra virgolette, al più importante, sempre tra virgolette, io l'ho conosciuti tutti, ho avuto con tutti i rapporti di estrema amicizia, di rispetto e stima, compreso Luigi Giuliano non mi ricordo, però tutti gli altri 3-4 fratelli, o Leone o Stuart, lì come li chiamavano, Guglielmo, Salvatore, sicuramente sì. Senta, lei ha parlato di un'abitazione di Danilo Abbruciati in Sardegna. Sì. Lei sa a chi si recava in questa abitazione? Guardi, io come non... l'ha saputo? No, l'abitazione era... Mi diceva lui che quell'estate... Proprio perché è venuta fuori la storia dei tatuaggi, lui mi diceva che quell'estate ci saremmo andati appunto in Sardegna e che vicino a questa casa, ma non so se era la sua o di un altro, di chi era, c'era un personaggio importante che io allora mi sembrava di capire che fosse l'ambasciatore tedesco, un console tedesco. Sì. Comunque un tedesco era, non era ambasciatore, comunque un tedesco era. Senta, io volevo sapere questo, lei ricorda... chi si recava nell'abitazione di Abbruciati in Sardegna? No, guardi, se io devo adesso delle supposizioni, sì, ma io, se non essendoci mai andato con loro, non lo so. Ecco, lei l'11 marzo del 1994, sì, molti anni fa, sì, ha dichiarato... Danilo Abbruciati aveva una casa in Sardegna nella quale mi aveva invitato a trascorrere l'estate. Io avevo detto che non mi pareva il caso che partecipassi sapendo il genere di ospiti che lo frequentavano. Mi riferivo al fatto che io ho dei tatuaggi e quindi temevo che Danilo potesse trovarsi in imbarazzo per la mia presenza. Fu proprio a questo proposito che Danilo mi fece quel discorso sulle persone che hanno i tatuaggi sotto la pelle, sì, che ho sopra riferito. Non so con precisione in quale località, perché io non ho mai fatto in tempo ad andarci. Mi pare che fosse però
e la Costa Smeralda. In questa casa si recavano il Carboni, lo stesso Calò, Pazienza, il Diotallevi, il Balducci, lo stesso Renato De Pedis, oltre naturalmente alla Bruciati stesso. Come ho detto, non so con precisione dove fosse ubicata questa villa della Bruciati, so però che era una zona residenziale frequentata da gente bene. Vicino alla villa della Bruciati vi era quella di una personalità tedesca, non so se console o ambasciatore. La villa della Bruciati era vicinissima al mare. Sì. Allora, in questa dichiarazione lei dice che nella casa di Abruciati si recavano Carboni, Calò, Diotallevi, Balducci e Renato De Pedis. Sì. Ricorda questa circostanza? Come no, ricordo, sì. Senta, un'altra cosa sulla quale occorre soffermarsi è questa. Lei ha raccolto indicazioni, è in possesso di informazioni relative all'omicidio di Calvi, di Roberto Calvi? Sì, io sono venuto a conoscenza che l'omicidio Calvi era dovuto a una, a un, come posso dire, a un non ritorno di denaro investito, se il termine può. E come l'ha saputo e quando lo ha preso questo dato? Queste cose all'interno di un carcere si parla, si dice, le difficoltà che ci sono, perché ci sono. Cioè io adesso potrei dire dei nomi, magari nominare dei morti, ma non mi ricordo. E cerchi di fare uno sforzo di memoria, perché per utilizzare le sue indicazioni occorre sapere da chi lei ha avuto riferito quanto afferma. Senta, io adesso, mi perdoni, non me lo ricordo. Sicuramente potevano essere personaggi minori, della banda. Sicuramente le mie cose mi vengono dette durante i processi o quando mi mettono in una sezione speciale dove attraverso le reti è possibile parlare con i compagni che sono dall'altra parte. Quindi io di là c'ero io, di qua ci poteva essere Abatino, Toscano, De Pedis, Pernasetti, questi erano i personaggi che erano a conoscenza delle cose alte, diciamo, della banda. Quindi solo fra questi potevano uscire certe informazioni. Quindi lei questa cosa l'ha saputa da una di queste persone? Certo, da uno o più di queste persone. Ma ci fu qualche ragione particolare che indusse a portare il discorso su questo argomento? Adesso in questo momento non mi sovviene. Sicuramente non è che uno ci incontra e dice hai visto Calvi. Sicuramente il discorso è basato su qualche chiarimento, su qualche considerazione. Senta, a lei risulta che a Calvi venisse consegnato del denaro da parte... A quello ho detto, un non ritorno di denaro. La dipartita del banchiere Calvi è dovuta a un non ritorno di denaro. E quando io parlo, non è che parlo del non ritorno, che ne so, con il finanziere Bianzolo, io mi riferisco alla banda. Sì. Quindi lei dice che a Calvi veniva consegnato questo denaro. Sì. Lei come ne è venuto a conoscenza, come lo ha saputo che a Calvi veniva dato del denaro? Senta, io le sto dicendo che Calvi già lo sentivo quando ero fuori. Sapevo chi era, mica io sono fuori uno da carcere. Certo, io sono uno che legge tutti i giorni il mio quotidiano, quindi non è che non mi informo, sapevo chi era, ma non mi metto a fare domande, perché può sembrare assurdo, ma non ci sono domande da fare. Senta, lei ha parlato prima di Danilo Abruciati e dell'intenso legame che cementava il vostro rapporto. Sì. Lei ha mai detto qualcosa Abruciati in ordine a Roberto Calvi, per esempio quando è venuto a conoscenza del legame, della relazione che si era venuta a creare tra lei De Toscano e Roberto Calvi? Dottor Tescaroli, io ripeto, se lei De Toscano va
da Calvi, sapendo chi è Calvi, io do per scontato che Calvi è uno di quelli che ricicla i soldi, manovra i soldi. Ecco, di ciò gli ha mai dato cenno, conferma, gliene ha mai parlato a Bruciati direttamente? Guardi, con Bruciati noi eravamo, ci ritrovavamo nottate intere, io, lui e Marcello con la figlia, che eravamo le persone per le quali lui esprimeva fiducia. E di cose ne abbiamo parlate tante, ma soprattutto quando si è sotto l'effetto dello stupefacente. E quindi ripeto che noi ci incontravamo per parlare di altro e manco di questo. Senta, lei, volevo passare ad un altro punto e concludere. È risultato nel corso di una intercettazione effettuata nel carcere dell'Aquila, sì, che lei ha dato delle istruzioni alla sua compagna Fabiola Moretti, sì, per il recupero di un quantitativo di sostanza stupefacente. Sì. Lei se la ricorda questa circostanza, questo episodio? Come no, siccome io quando ho iniziato a collaborare, io ero fuori, non è che ho iniziato a collaborare al carcere, perché io veramente ero convinto di questa cosa, pensavo che fosse una scelta giusta da fare. E siccome noi avevamo avuto 2 chili di eroina da un signore, da un paio di signori, poi ci hanno arrestato e noi non potevamo far fronte a questa droga. E siccome questi andavano spesso a bussare a casa nostra, Fabiola ha mandato prima mia figlia, poi una sua amica, per sapere dove io avessi nascosto questa droga. Io ho tentato di farla recuperare, loro non ci sono riusciti. Poi ha avuto la Moretti stessa, io gli ho detto che era opportuno lasciarla lì la droga, perché provare a fare una nuova vita. Questa intercettazione era stata registrata, sono stato chiamato e sono andato a recuperare la droga che ho consegnato agli inquirenti. Quindi lei l'ha fatta ritrovare, insomma, questa droga? Poi. Certo, perché io ripeto, quando ho iniziato a collaborare con la giustizia ero pieno di denaro, nessuno mi doveva ammazzare, non avevo un'ora di galera da fare, adesso sto in bianco, lavoro e faccio un lavoro bellissimo, perché mi occupo di gente che sta sulla strada e sta male, e più mi ritrovo che non so quanti secoli di galera da fare per aver collaborato con la giustizia. Scusi Presidente, possiamo dare atto che è arrivato l'Avvocato Gianni? Senta, come mai, diciamo, lei di questo episodio qui relativo alla droga ne ha parlato solo il 7 maggio del 94? Perché per me era morta lì, per me era dead quella droga, era morta. Io avevo preso l'impegno di collaborare, volevo farla, siccome io ho fatto i confronti con i collaboratori all'interno delle aule, e qui c'è il Presidente che mi conforta in questo, e so quali sono le cose. Tu moglie, tu parli perché stai in galera, queste cose qui, no? Io volevo fare una collaborazione inattaccabile, e quindi io davo per scontato che quella droga non c'era più. Forse gliel'avrei dato in seguito agli inquirenti, ma non lo so, per me era caputa la droga, perché io volevo vedere che effetto faceva stare da quest'altra parte. Senta, lei ricorda se Fabiola Moretti abbia ricevuto nottetempo all'inizio della sua collaborazione la visita di un appartenente alle istituzioni? Sì, Fabiola mi raccontava che... E cosa le disse a riguardo? Cosa voleva sapere questa persona? Questa persona voleva sapere innanzitutto cos'è che stessi facendo. Fabiola mi raccontava che una notte si sentì bussare, siccome lei era controllata che stava ai domiciliari, e gli risposero controllo, lei apre la porta al controllo, non era, ma era questo personaggio che tentò di farsi riconoscere, entrò, vabbè. E questa persona in pratica voleva sapere cosa stessi combinando io, ma soprattutto qual era il livello delle mie conoscenze dirette e cosa volesse fare la Moretti, facendo delle promesse, delle cose, se sarebbe riuscita a bloccare la mia collaborazione,
a non collaborare lei, insomma, questo personaggio era uno di quelli che noi incontravamo con la, che io avevo incontrato con Abbruciati, uno di quelli inteso come le guardie, io definisco tutte guardie, ma in realtà erano agenti dei servizi, qualcosa di un po' più speciale. Senta, un'ultima domanda è questa, che attiene a Flavio Carboni. Sì. Volevo chiederle questo, lei sa quali rapporti vi fossero tra gli esponenti di vertice del gruppo criminale al quale lei apparteneva e Flavio Carboni? Ripeto, Flavio Carboni era quello che gestiva il denaro dell'organizzazione. I rapporti erano, ritengo, buoni, se no mica gli davano i soldi in mano. Diciamo, era un rapporto di subalternità o meno? Cioè lei mi sta dicendo tra Carboni o qualsiasi cosa, ma faccia il nome, perché se no, sì, ma faccia un esempio. Allora, era sottoposto Carboni a lei e agli altri esponenti? No, a me no, perché a me personalmente no, a Badino no, però certamente se ci avessero chiesto di eliminarlo, come è stato chiesto molti anni dopo a Vittorio Carnevale, qual era il problema per toglierlo Carboni? Lui già c'era, di lui già se preoccupavano, si curavano gli Abbruciati, i De Petis, i Diotallevi. Noi, sotto sopra, almeno io non è che dovevo fare affari di immobiliari, Abbadino non è che doveva fare affari immobiliari. A noi ci stava bene, ci bastava che se ne andavamo detenuti, se fosse un intervento presso il magistrato giusto, lo spostamento, insomma queste cose qui, un perito. Senta, lei sa se questo rapporto di cui stiamo parlando tra Carboni e voi della Magliana si sia perpetuato anche dopo che Carboni ha stabilito il suo rapporto con Roberto Calvi? Certo, no certo, aspetti, io ripeto, dopo scontato, ma ritengo di sì, Perché lei ha dichiarato, vorrei ricordarlo in aiuto della sua memoria, sì. Lei si è espresso in termini più netti, il 21 aprile 1994, a partire da pagina 1 e a seguire, lei dice: Carboni era considerata persona interna alla banda della Magliana, era l'economo della banda, se fossimo stati in una qualsiasi organizzazione che riconoscesse segni distintivi o tatuaggi di appartenenza, lui avrebbe avuto al massimo, li avrebbe avuti al massimo grado a pieno titolo. Lui curava la parte economica, poi anche i rapporti con il versante politico, e in questo campo gli era riconosciuto un ruolo preeminente e di prestigio, ma nei rapporti interni lui era subalterno ai capi riconosciuti dell'organizzazione. Anche dopo aver stabilito il rapporto con Calvi, credo che lui non potesse non continuare a rendere conto ai capi della banda del suo operato e delle sue decisioni. E conferma che... Ah certo, penso di aver detto la stessa cosa. Va bene, ho terminato. Facciamo una pausa prima di prendere il controesame. Dobbiamo fare una pausa per far mangiare qualcosa. Pure noi, Lei si organizza con le persone che... Ispettore? Il presidente per... No, questo ve la vedete voi, dico, ma da qui... No, che possiamo spostarci, insomma, no? Sì, sì, allora facciamo sta pausa. Vuoi fare domande? Presidente, chiedo scusa, io ho omesso una domanda, mi consente di porla? Prego. La domanda è questa, signor Mancini. Lei ricorda se Pippo Calò, Giuseppe Calò, abbia ricevuto una reprimenda? Parliamo. Che vuol dire reprimenda? Posso rispondere? Ha capito tutto? Rispondo. Entravano tutti i suoni strani. Se nel periodo in cui le dicevo, in cui io sono stato fuori, Abbruciati ci disse che Calò aveva ricevuto una reprimenda, come dice lei, addirittura se non uno schiaffone, da parte di un altro siciliano di alto livello anche lui
che si trovava nella capitale. E Danilo ci disse che nell'eventualità che la cosa fosse andata oltre, se noi eravamo disponibili a, così, a proteggere il Calò. Questo signore, non ricordo bene se si chiamava Sorrentino Cosentino, comunque era importante, per prendere la schiaffi Calò bisogna essere importanti. Poi mi sembra che gli hanno dato il caffè, il famoso caffè, quando è tornato in Sicilia. Scusi, gli hanno dato? Il famoso caffè, cioè l'invito a prendere il caffè e mandarlo e farlo sparire. Cioè le notizie che mi sono arrivate in seguito sono vere, insomma. Comunque mi fermo alla prima parte della risposta. Questa è un'aggiunta che ho fatto io sul caffè. Senta, cioè intendeva dire gli avevano teso un'imboscata, volevano... No, no, sa come fanno quando devono far sparire una persona, no? Sì. Che subisce... La stessa cosa che è successa a De Pedis in seguito, cioè un appuntamento, vieni per parlare, per concordare di affari o di altro, e poi si avvisano i rivali di intervenire, praticamente questo angelo, questo Cosentino Sorrentino, di cui non so specificare bene il cognome. Una volta tornato in Sicilia, fu tratto in un tranello e lì, non so se lo strangolarono, i capretti, le cose che fanno quelli laggiù, insomma, e lo fecero sparire. Ho capito. E senta, in che periodo le è stato detto questo? Del fatto dell'incaprettamento o comunque della sparizione di Cosentino, di Sorrentino? No, io intendevo riferirmi a... No, no, nel periodo, io ho risposto, nel periodo in cui stavo fuori, ecco, ottobre-marzo 81, ottobre 80, marzo 81, quel periodo là più o meno, c'era stato questo qui pro quo. Va bene. Sì, poche domande, Presidente. Signor Mancini, quindi ricollegandomi all'ultima domanda del pubblico ministero, sì. Negli anni a cavallo fra il 70 e l'80, quindi sì. 77-83. Ancora non ho fatto la domanda? No, io ho risposto che il periodo di cui parlo io va fine 80, inizio 81. Gli ultimi tre mesi. Si sente? Sì, ma io ancora non ho fatto la domanda. Però. Io volevo sapere qual è stato il suo periodo di libertà. Sto rispondendo. Dal 77 all'83. Ma quale non mi ricordo, guardi, non mi chieda le date, io precisa non mi chiedo le date perché non sono. Fa il testimone, se ci dice qualcosa di specifico è meglio. Ma io non lo posso fare, quindi io non è che non voglio rispondere, non lo posso fare. Nel 1982 lei era in prigione o no? Certo, il soldi. Sì? Avvocato, io le sto dicendo che il periodo. Io sono stato arrestato nel 75 per una rapina. Sì. Bene? Ho fatto la detenzione fino all'80, alla fine dell'80, grazie all'intervento di De Pedis, di Abbruciati ed altro, sono riuscito a ottenere un'assoluzione dopo aver avuto una condanna per 20 e più anni per una rapina. E sono uscito il mese d'ottobre dell'80 e sono stato arrestato nel marzo dell'81. Io questo, vede che ci è arrivato da solo. Io adesso due settimane che lo sto di... Beh, due settimane mi sembra un po' eccessivo. Vabbè. Facciamo un concetto del tempo elastico. Sì, queste polemiche. No, ma quale polemica? No, polemica è una cosa espressione no, grossa. Lei polemizza. Che ci vogliono contraddittori. È il tono, che se uno gli fa la domanda. Ah, ma sì. Sono proprio così, guardi. Non è pro forma di maleducazione, soprattutto di fronte alla Corte. È proprio il mio modo di essere. Per adesso dicevo all'avvocato, anche lei. No, rimprovera a me, no, il Presidente rimprovera a me, ci mancherebbe che rimproverasse lei. Sarebbe anche tutte poco, e due poco carino. Il tono deve essere... Invece è giusto che riprovi. Signor Presidente. Senta, signor Mancini. Scusi, avvocato, lei sa che io così mi comportavo anche quando... È un mio modo di essere. No, io non so niente perché non la conosco, diciamo. Quindi non... Ah, me conosce? Un pochino. A Perugia, senta. Magari. A Perugia no, non sono stato, non l'ho interrogata. Senti, lei sa chi ha ucciso Calvi? Ma io materialmente non lo so, perché non c'ero. Io sto dicendo, se lei sa chi ha ucciso o chi ha ordinato di uccidere Calvi. Materialmente, chi ha ordinato? Sì. L'ordine è partito da quei personaggi che vanno da Calopi, Carboni e quanti avevano investito i soldi attraverso Calvi. Chi gli ha messo la corda al collo? Io non lo so. Sì. Senta, io le ricordo che lei una decina di anni fa, sì. Anzi 12 anni fa, sì. Il 21 aprile del 1994, rispondendo a Viera, domanda specifica immagino, sì. Sì. Non rispondeva, non sono a conoscenza di circostanze specifiche in ordine alla morte di Calvi. Sì. Cosa si intende per specifico? Non lo dica lei. Allora, verbale 21 aprile 94, la seconda pagina,
ADR, non sono a conoscenza di circostanze specifiche in ordine alla morte di Roberto Calvi, ma posso riferire di fatti riguardanti alcune persone che gravitavano intorno a lui nel periodo antecedente alla sua morte. Quindi lei nel 94 non sapeva chi avesse ucciso Calvi o da chi fosse stato ucciso. Specifiche, sì, ma domande dirette mi sono state fatte. ADR c'è scritto, non sono a conoscenza di circostanze specifiche in ordine alla morte di Roberto. Io per specifico intendo dire che non so chi ha operato materialmente. Senta, ma chi, scusi, prego, mi fa completare. Prego. Però chi operava intorno lo sapevo, l'ho detto. E... ecco, ci dice come lo sapeva, così in maniera. Come lo sapevo? Sì, grazie. Avvocato, io non è che ero il capo dei capi, ma avevo il mio ruolo all'interno. Perché a me non interessa minimamente quello che lei ha detto. Sto chiedendo chi le ha detto cose relative alla morte di Calvi, nomi e cognomi, possibilmente vivi. Grazie. Senta, io le sto dicendo, io l'ho saputo. Da chi? Non me lo ricordo. Grazie. Prego. Grazie. Quindi lei non è in grado di dire chi le ha riferito circostanze relative alla morte di Calvi, sì o no? No. Grazie. Senta, passiamo alla cosiddetta banda della Magliana. Lei è in grado di riferire un episodio specifico delittuoso, ascrivibile a Ernesto Diodallevi, sì o no? Una rapina. Una data e un soggetto passivo della rapina. A questa domanda non intendo rispondere. Grazie. Non può farlo, però, signor Mancini, non può rifiutarsi di rispondere. Sta in una posizione di... La sua posizione è quella di testimone e diritto di assistenza difensiva. Non mi ricorda allora. Non si ricorda, grazie. Lei è in grado di riferire un episodio relativo a traffico di stupefacenti ascrivibile a Ernesto Diodallevi, con date, nomi, no, quantità e sostanza? Allora, io non so le date. Io avevo un mio ruolo all'interno della banda, che Diodallevi con Calò, Abbruciati e il gruppo dei Testaccini facesse smercio di droga con noi. Questa è la realtà assoluta. Io lo sto chiedendo. Se lei mi dice chi gliela portava, io non ho mai consegnato un chilo di eroina, di cocaina. Sto chiedendo. Non era il mio compito. Benissimo, a me non mi importa nulla di quelle cose. E se mi importa lei, ma che mi domanda a fare? Deve aspettare che lui risponda. Sì, ma non risponde. Poi, ma deve finire la risposta. Grazie. Dopodiché può intervenire senza usare questo tono, le ho già detto. Chiedo perdono. Del tutto ma io non mi timorisco, Presidente. Da 62 che vengo nei tribunali. Ma non è che sto facendo per difendere lei come persona, lo faccio perché... Perché per tutti... Ma io lo so, ma questo me l'aspetto io. Come mi sarebbe messo in difficoltà? Certo. Non è per questo. Ritorniamo alla domanda. Faccio le domande. Allora, lei sa... diciamo come fatto notorio che Diodallevi spacciasse cocaina o eroina, non so, mi dice un episodio da chi, a chi l'ha presa, a chi l'ha data, quando e dove. Allora parliamo e non ci capiamo, io adesso gli rispondo adesso e alla stessa domanda non gli rispondo più. Non era il mio compito stabilire chi, come e quando. Per quanto riguarda il lato Magliana, io non ho mai smerciato un etto di cocaina, perché a tutto veniva interessato Claudio Sicilia, Franco Sestili e quelli vicino a loro. Non era compito mio sapere a chi la davano e quando la davano. Il mio compito era quello di intervenire al momento in cui la droga non veniva pagata. Allora io intervenivo, io con la figlia, Abbatino. Scusi, no, ha capito? Ecco. Quindi questa domanda ho risposta e non tendo più rispondere. Io però purtroppo sono molto intelligente e quindi ritorno sulla domanda. Lei quindi di specifico non sa nulla? Ho risposto. No, guarda, ho risposto, non c'ho altra risposta io. Ma mi devi rispondere sì o no? No, io non ho altra risposta. Di specifico sa no, qualcosa? No, non ho altra risposta. Prendo atto, grazie. Ah, prego. Lei è in grado di riferire una compravendita immobiliare, lecito o meno non mi interessa, ascrivibile al signor Diodallevi? Oh, allora, in quell'investimento immobiliare in Sardegna di cui mi fece cenno Abbruciati, c'erano Calò, Carboni, Diodallevi, Balducci, De Pedis e Abbruciati, siccome, ripeto, io prendevo il denaro e me li mangiavo tutti dalla prima all'ultima lira. Sì, ma io l'ho chiesto quale terreno. Io non ci sono andato, se a me me l'hanno arrestato, la cosa non si è sviluppata, come faccio a rispondere? Quindi lei non sa rispondere neanche su no, questo? No, perché mi hanno arrestato. Grazie. Senta, lei è in grado di dirci, lei ha parlato prima di investimenti effettuati e di soldi non restituiti, di dire quanti soldi, dove, da parte di chi,
in quali istituti di credito? Gli istituti di credito ritengo che possa essere Banca Ambrosiana, non lo so. Ritiene? Di chi era? No, ritiene, dicono. Lei ha visto mai un conto corrente, ha assistito a un atto? Allora, perché l'hanno stabilito, l'hanno raccontato altri infami prima di me, ok? Quindi io, chi spostava denaro non era un problema mio, il mio problema era che quando andavo alla cassa comune avevo ciò che, di cui avevo bisogno. Stop, chi li muoveva? Se a me mi dicevano che per il mio trasferimento dalla Sinara, dalla Pianosa a Bussarsizio si sarebbe interessato dei Pedis, io non gli chiedevo ci sei andato tu, cioè, non era una cosa che mi riguardava, io facevo presente il problema e loro intervenivano, come quando non era compito mio. Quindi lei come quando non lo sa? No. Perfetto, grazie. Senta, lei ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di Ernesto Diodallevi nel processo cosiddetto Banda della Magliana, concluso nel 1996 con sentenza della prima Corte d'Assise di Roma? Sì. Penso sa, sì. Sa come andava a finire il processo? No, non lo so, ma dei processi vanno a finire, vanno e vengono i processi. Sì. Adesso paghiamo solo noi infami paghiamo la galera. E questo mi dispiace moltissimo. Non ci credo. Lo so, mi dispiace anche non ci credo. Senta, lei ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del dottor Claudio Vitalone nel processo per l'omicidio del giornalista Carmine Corelli. Sì, e purtroppo i processi vanno e vengono. Sa come andò a finire il processo? Purtroppo paghiamo solo noi infami. Sa se lei è stato ritenuto inattendibile dalla Corte? No, questo lo sta dicendo lei. Io le sto chiedendo una domanda. Vabbè, allora lo presenti alla Corte, questa inattendibilità. Quello che è inattendibile per lei e per Umberto può darsi che è attendibile per un altro e per Filippo. La ringrazio. Non è prerogativa sua l'attendibilità. Lei ha reso dichiarazione accusatoria nei confronti di Giuseppe Calò e Ernesto Diodallevi nel processo per l'omicidio di Domenico Balducci? E lì era un po' confuso, lo vede? Sì, ma lì era un po' confuso. Come andò a finire il processo? Non lo so, perché non seguo i processi. Grazie, devo vedere come salvarmi la pelle. Grazie molto, grazie. L'abbiamo capito, grazie. Me lo dica lei, io sto qui apposta. Chi altro vuole rivolgere domande? Senta, Mancini, lei ha un soprannome? Sì, o aveva un soprannome? Sì, ma scusi, avvocato, lei perché parla? Io pure devo sapere, no? Presidente. Avvocato Borzoni che difende Carboni. Ah, ecco. Sì, mi chiamano Laccattone, Veramente all'inizio da bambino, quando ho iniziato, diciamo, questa strada, mi chiamavano il gangster a San Basilio. Poi questo si è trasformato in Franco Citti e poi in Accattone, perché io ho una passione sfrenata per tutto ciò che scriveva Pasolini. Poi avevo avuto modo di entrare in una parte del suo film, se non proprio per l'Accattone, ma era una scena che non ritrovo. Comunque, e quindi, siccome andavo a vedere sempre quel film, da Gangster è passato a Franco Citti e poi a Accattone. Ma era un Accattone col Ferrari e con altre 8 macchine fuori casa, insomma. Quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? Tra il 93 e il 94. Io veramente questa cosa l'ho iniziata esterna, perché come dicevo prima, siccome io in precedenza avevo avuto a che fare con i cosiddetti pentiti, che io chiamo infame come mi ci autodefinisco io non sono affatto pentito, io volevo fare un'altra cosa nella mia vita. E ho iniziato dall'esterno, avevo avuto dei contatti esterni, nel periodo in cui vivevo in una villa di 4 piani all'Axa, avevo 3 o 4 macchine, ero pieno di denaro, avevo deciso di evitare i colloqui con i vetri, i microfoni, i citofoni, le guardie continuamente dentro casa, e allora avevo deciso di collaborare con la giustizia. Ma io le ho chiesto quando? E sto dicendo 1994, ma senta, stabilisco anche con lei, avvocato Borzoni, le date non sono ferrate. No, lì ci sono scritte, e chi me lo domanda a me? Io me lo ricordo. Solo alcune non è ferrato, per altre è ferrato. Quale, me le dica? Senta, erano i primi del 94? Se lei me lo dice vuol dire che è così. Senta, qual è stato il suo programma di protezione? È stato fino a programma di protezione speciale, si è interrotto perché il faro buttificio ha chiuso le porte e adesso io faccio altro, anzi è meglio, sono più contento perché non ho più quel
pomposa, cervica, di entrare con le lezioni dietro le spalle, posso curare, cioè, la gente che sta peggio da me, quindi avevo un programma di protezione speciale. Non ho capito, che è il farabuttificio? Il farabuttificio, quello che mi ha coinvolto in questa collaborazione. Cioè? E quelli che mi hanno detto che avrei avuto una vita con una dignità nuova e che invece se non avessi avuto l'aiuto di piccoli personaggi, piccoli come moralmente di statura gigantesca, e non fossi stato io disponibile a cambiare veramente la vita, a quest'ora non so dove starei. Chi è che le aveva promesso queste cose? Ma quelli che, con i quali tu inizi a collaborare. No, promessi, impegni, le promesse le fanno ai bambini. Vuole fare dei nomi? Ma non mi ricordo adesso. Quali erano le promesse? Gli impegni. Gli impegni. Una vita, una dignità nuova. Che significa in concreto? In concreto è diventare un altro uomo, perché a me mica mi potevano offrire una casa. Io abitavo all'Ax, quattro piani, una villa di quattro piani. Mica mi potevano offrire i soldi, ero strapieno, che mi potevano offrire? La galera non ce l'avevo, io non dovevo blandire nessun giudice, nessun magistrato, io non dovevo accattivarmi le simpatie di nessuno, perché avevo tutto quello che loro manco mi avrebbero potuto dare. Senta, lei ce l'ha con qualcuno, però o spiega bene oppure non no, io non ce l'ho con nessuno, per carità, e oggi mi prendo cura delle persone, ma che c'è, io ringrazio queste persone che si sono tolte di mezzo. Anzi. Lei prendeva uno stipendio? Sì, prendevo 1.100 euro al mese, credo. Fino a quando? Fino a circa un anno fa, un anno e mezzo fa, adesso non ricordo bene. Poi perché non l'ho preso più? È perché, ripeto, gliel'ho detto, farà più difficile a chiusere le porte, a spremere nel limone o buttano, no? Non vuole spiegare che vuol dire questa frase, quindi. Farà buttificio? Sì. Io lo sto dicendo, gente che non mantiene impegno. Si riferisce a chi? Magistrati, ministero, polizia, a chi si riferisce? Senta, la struttura dei collaboratori di giustizia è una cosa dello Stato, no? Quindi io mi riferisco allo Stato. Lo Stato sarà composto di qualcuno, gli uomini. Quindi il farà buttificio è tutto questo messo insieme. Ma io ripeto, non ce l'ho con loro, certamente non, va bene. Non disdegno, mi lasci finire, non disdegno di dirlo, perché la gente deve stare in campana, insomma, perché noi ci fanno ricchi, miliardari, io lavoro per vivere, per fortuna. Ma qual è stata la ragione ufficiale per cui non le danno più lo stipendio? Non c'è una ragione, decidono. Io sono una persona... Forse perché lei è stato ritenuto inattendibile nel processo Pecorelli? Avvocato, io dopo di quello sono andato avanti altri 5-6 anni. Io non sono stato ritenuto inattendibile nulla. Da lei sono ritenuto inattendibile. Lei se l'è letta la sentenza di Cassazione Andrea Pecorelli? No, io non... Avvocato, no, non me la sono letta. Ma che me devo leggere? Senta, lei che condanne aveva riportato quando ha iniziato a collaborare oppure successivamente a quando ha iniziato a collaborare? Io quando ho iniziato a collaborare ero fuori, non avevo nessuna condanna ancora. Sicuramente con le conoscenze, con il mio modestamente saper fare, ne sarei venuto uno fuori perché avevano trovato l'eroina oltre la mia villa. Ma siccome io le sto ripetendo che avevo iniziato i cosiddetti... Adesso non mi viene la frase. Insomma, i primi contatti per la mia collaborazione. Quindi io quando sono stato arrestato, io sì avevo questo problema di droga, ma trovata in un posto dove non c'era nessuna possibilità che la potessi pagare. Quindi lei ci vuole chiarire per quanto tempo è stato libero nell'arco del periodo tra il 77 e l'83? No, non me lo ricordo. Beh, senta, avvocato, io lo dico, l'ho detto a lei, ho detto all'altra. Ma perché si scalda tanto? Se non se lo ricorda, non me lo ricordo. Dice che non se lo ricorda, non io ho capito. Io non mi scaldo, è il mio modo di rapportarmi. Io non mi scaldo, le sto dicendo, l'ho detta al dottor Tescarolo, l'ho detta al suo collega in precedenza, lei mi rifà la stessa domanda. Adesso io puntualizzo che sulle date non sono ferrato, ecco qua. Quindi, è stato comunque lei prima del marzo 81, sì. Cerchiamo di ricollegarlo, lei è stato, ha detto, arrestato per l'omicidio di Proietti. Prima del marzo? A marzo sono stato arrestato, prima in precedenza ero detenuto per una rapina ultramilionaria. Da quando era detenuto in precedenza? Dunque ho fatto 4-5 anni, credo, dal 75 all'80,
io avevo una condanna, non mi ricordo, su una ventina d'anni per quella rapina, avevo una serie di accuse durante il processo che avevo davanti al Tribunale dell'Aquila, allora non so se era la Corte d'Assise. E quindi, no, mi faccia finire per cortesia. E così è molto, magari troverà qualche contraddizione maggiore. Fui invitato da Danilo a fare in modo che io rinviassi il processo, perché se io riuscivo a tanto, sicuramente ci sarebbe stato un magistrato, io pensavo che fosse il presidente, che avrebbe fatto in modo che io fossi stato assolto. Così è stato. E chi era questo magistrato? Non lo so, basta andare a vedere. E lei queste cose le ha mai dette prima? E questo magistrato ha avuto un processo? A questo lo devi domandare a chi ha indagato, io penso. Senta, ma prima del marzo 81, lei quanti mesi approssimativamente è stato libero? Allora, lei ha detto che era una stato... Ah sì, adesso le spiego. Molto poco, sa perché? Perché durante una mia licenza io fuggii e fui arrestato in compagnia di Franco Giuseppucci, Libero Manconi, Vittorio Carnovale, una buona parte di quei personaggi della banda della Magliana. Fummo portati alla questura centrale di Roma, siccome l'unico ricercato, per così dire, della casa di lavoro ero io. Giuseppucci e compagni è tornato a casa. C'era Marcello con la figli, c'era Picone e tutti gli altri sono tornati a casa. Sì, ma io le ho fatto una domanda diversa. No, io per specificare chi c'era con me. Questo mi interessa. Vabbè, mi interessa a me però. Lei ha detto che dal 77 è stato detenuto per una rapina. Sì. Si ricorda fino a quando? Più o meno, ovviamente, non le chiedo miracoli. Fino alla fine del 1980, a ottobre, escluso in quel breve periodo in cui stavo in licenza, e che fui arrestato al Trullo in compagnia di Franco Giuseppucci. Va bene. No, fammi faccia ripetere. Franco Giuseppucci, Picone, ma c'erano tutti con la figli, non so se c'era Abatino. Non lo metto in dubbio. Mancone. Vittorio Carnovale, la banda della Magliana, insomma. Quindi poi lei è stato libero dalla fine dell'ottobre 80 al marzo 81. Sì. Successivamente al marzo 81, sì. È stato detenuto fino a quando? Fino a gennaio 93. Sì, fino ai primi mesi del 93, a fine del 92. Ho iniziato a prendere le licenze da una casa di lavoro, da Saliceto, Modena. Bene. Poi è stato successivamente arrestato quando? A gennaio per quella droga di cui parlavo prima che... Del 94? Sì, che ho fatto ritrovare. Ma qualcuno le ha messo la droga? No, io. Io ho messo e gliel'ho fatta trovare. Senta, questi giochini... è vecchia sta storia. Presidente, chiedo... La droga l'ho messa io... Tant'è che la mia compagna Fabiola Biola Moretti, non riuscendo a trovare, perché lei la doveva riconsegnare in qualche modo, perché aveva subito pressione da alcuni personaggi. Guardi che stiamo parlando di due cose diverse. No, stiamo parlando della stessa cosa. Lei dice, gliel'hanno messa. C'è una droga sola, è quella che ho fatto ritrovare io. Il 24 gennaio 94, sì. Lei rende un interrogatorio in cui riferisce... che i carabinieri hanno fatto una perquisizione. Ah, ma quello è un altro discorso. Che era un'altra cosa. No, lei... ma quella è sempre la stessa droga. I carabinieri hanno fatto la perquisizione e hanno trovato la droga. Sì, ma lei ha detto che l'hanno fatta trovare i carabinieri, non che era sua. È come vero? L'hanno fatta trovare i carabinieri? Ma che verbale è? Il verbale da pentito o il verbale da riducibile? Lo fa lei, 24... No, me lo deve dire lei. No, me lo deve dire lei quando si è pentito, perché visto che l'indagato se le ricorda solo quando gli pare. Avvocato Borzoni, no, io non mi ricordo niente, le sto sentendo da lei. Lei mi deve dire se quel verbale è stato fatto da collaboratori di giustizia, diciamo così, o da irriducibile, perché irriducibile... Va bene. No, che va bene niente, no, siete irriducibili. Signor Mancini, deve stare tranquillo. Mi perdoni, è meglio chiarire. Sì, ma se lei usa questo tono, poi... Cioè,
si instaura un battibecco che non serve a niente, capito? Mi scusi, Presidente. Da irriducibile o da collaboratore, resta il fatto. No, no, non resta è niente. È vero che lei ha accusato i carabinieri di aver nascosto la droga? Allora, senta... Che non era sua? Mi dica soltanto se è vero... No, 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 vero. Soltanto non è vero, non è vero, non può, è una risposta che non può bastare. Quando noi facevamo i processi, noi della banda della Magliana, negavamo perfino i fermi di polizia. Se lei mi dice che sono venuti dei carabinieri, mi hanno arrestato quando io non ero collaboratore ed io negavo perfino la droga. Certo, dicevo che erano stati i carabinieri, la mia non è chi ci ha messa, l'hai trovata tu e tua. Eccolo qual era il senso del mio verbale. La droga l'hai trovata tu, non è la mia, è la tua. Stop. Non è questo, il problema non è che lei ha detto che l'avevano nascosta lì i carabinieri. Eh certo, non ce l'ho messa io, negavo che era mia. Ha visto, ci siamo arrivati, se lo diceva subito. No, no, ma lo sto dicendo adesso. La droga io avevo deciso di negare. E dicevo non era mia. Carabinieri, siccome l'abbiamo trovata oltre il perimetro della sua villa. Chi l'ha trovata? Te. E allora è la tua. Senta, lei in quell'interrogatorio ha riferito per caso che qualche esponente delle forze dell'ordine le ha chiesto qualcosa su Pecorelli? Sì, sì, perché era stato no, a parte un arresto era stato un normale, e la traduzione dalla casa dove io ero, dove sono stato arrestato, fino alla caserma che non mi sfaciolava, cioè tu metti uno che hai preso per droga, uno considerato comunque un bandito, anche se voi poi direte che non valgo niente, e mi porti con mia figlia sulla tua macchina civile in quel commissariato e mi chiedi cosa so io di Pecorelli? E lei che cosa... lei non aveva iniziato a collaborare? No, no, io c'erano stati i contatti... è quello che mi ha preoccupato a me, perché c'erano stati le dichiarazioni di intenti, come sembra le chiamano, comunque c'erano stati i primi contatti. Di che cosa sa questo che io sto parlando, sto accennando a Pecorelli? E ho detto no, io non so niente. Poco fa lei ha detto che questo interrogatorio l'aveva reso prima di pentirsi, ora ci sta dicendo che stava già collaborando. No, forse no, avvocato. Queste cose le dice nello stesso interrogatorio, 24 gennaio 94, in cui accusa i carabinieri di averle nascosto la droga. Allora mi fa chiarire, allora posso rispondere? Come no? Allora io ero fuori, sono stato avvicinato da esponenti della Polizia di Stato, i quali erano interessati alla mia collaborazione. Io non ho rifiutato, ho detto che avrei dovuto pensarci, che avevo delle cose, delle conoscenze, determinati fatti, ma io non avevo iniziato a collaborare, erano solo dichiarazioni di intenti. Oh, dichiarazioni di intenti fatte quando e a chi? Prima di quell'arresto a personaggi delle forze dell'ordine, che erano uomini, se non ricordo male, del magistrato Lupacchini. Oh, e lei queste dichiarazioni di intenti aveva detto... Che sapeva alcuni fatti. Di Pecorelli. Pecorelli. Compreso. Ho capito. Perfetto. Senta, queste confidenze che lei ha ricevuto da Abbruciati, sì, su Carboni, sì, faccia uno sforzo, lei non è ferrato sulle date, però... Adesso ci ha ricostruito un po' i suoi periodi di detenzione, eccetera, quindi sì, può fare dei collegamenti. Sì. Quando gliel'ha dette a Bruciati queste circostanze? Nel periodo in cui io stavo fuori, in quei 5-6 mesi, quando facevamo i viaggi a Milano, quando frequentavamo la stessa casa la sera, la notte, quando andavamo al ristorante se capitava di parlare di queste cose. Quindi tra l'ottobre dell'80... e il marzo dell'81. Sì, perché dopo non l'ho più visto, ho visto altri all'interno dei carceri. Le contesto che lei ha dichiarato il 21 aprile del 1994, cominciai a sentire a parlare di Flavio Carboni tra il 79 e l'80, cioè nel periodo in cui i rapporti tra me e Danilo Abbruciati divennero più solidi. Vabbè, 79 è 80. Ecco. È 80. È 80. È 80. 31.541 dell'interrogatorio del 21 aprile. Cioè almeno per questa affogliazione. Oh, ma lei nell'80 era detenuto? Guardi, io nell'80 ero detenuto nel carcere speciale di Trani. Io facevo il colloquio con Marcello Colafigli,
con Edoardo Toscano. Il problema è che lei queste cose gliele ha dette a Bruciati, non con la... No, 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 mi faccia finire. Io sto parlando del carcere speciale di Trani. Poi è uscita a Bruciati, assolto dai sequestri di persona. E io nel frattempo sono stato assolto e trasferito alla casa di lavoro del Solare del Cimino, dove una settimana sì e una settimana no ricevevo i colloqui di Abbruciati, Colafini, Toscano, tutti. Io l'unico che non volevo i colloqui, lo sa chi era? De Petis, perché era noioso. Gli altri venivano tutti. Come dice che era amico suo carissimo, più amico di Abbruciati. Beh, noioso è noioso. Io, allora, lui, noi, vabbè, avvocato, non mi faccia di quello che facevamo i colloqui. Era noioso, un mio amico noioso, lei non ha amici noiosi, beata lei. Io non ho amici. Ah, meno male. Senta. Tant'è che io lo chiamavo il bambolotto, perché era balocchi e profumi, mentre noi non designivamo la cocaina, l'hashish, qualche orgia, cosa che il dipende se non faceva, ed era noioso per me frequentarlo. Quindi, con le benessi andava bene a mangiare la pastarella la domenica. Io non ho capito ancora se... È vera la versione che lei ha reso il 21 aprile di aver saputo queste notizie da Carboni tra il 79 e l'80, oppure se le ha sapute, e che quindi in un momento in cui non era libero, sì, oppure se le ha sapute dopo l'ottobre dell'80 fino al marzo 81 quando era libero. Avvocato, allora io sono uscito nell'80 dal processo, nell'80, non è che ho detto 54-55, 79-80. Io non voglio giustificazione perché non ho nulla da giustificare. Io c'avevo 40 anni di attività criminale. Ritrovarmi a collaborare con i giudici è uno shock che non sto qui a raccontare. Capito? Io la prima volta che dovevo entrare in un'aula ad accusare i miei ex compagni volevo scappare. Capisce? Io nel carcere dell'Aquila dovevano correre perché per me era una disperazione. Io mi stavo vendendo 40 anni di vita. Senta, o pensa che lei noi siamo di ferro o siamo finti, spariamo e poi non vogliamo che... Io ho vissuto di dramma. Capisco il suo dramma, però adesso io le devo fare altre domande. Faccia tutte le domande che vuole, l'importante è che non capite, non... anzi faccia come gli pare. Senta, lei era in rapporti di estrema confidenza con Abbruciati, immagino. Uno, se a me uno mi salverebbe la vita, no, tre volte, una volta, e chi la molla più? Senta, Abbruciati le ha detto che andava a sparare a Rosone a Milano? Io stavo detenuto, io ero detenuto, però sono stato informato immediatamente da Toscano. Adesso ci arriviamo. Bene. Sì, signor Mancini, può cercare di parlare in maniera più lenta perché forse è troppo vicino al microfono, ma si sente adesso? Il tono della sua voce in maniera troppo elevata, io faccio fatica adesso? A capire se cortesemente, ecco, può... Adesso? Adesso con questo tono si sente... lo so, ma il tono cambia, dottor Tescaroni. Lei conosce i periodi di libertà e di detenzione di Abbruciati? Io riconosco i periodi in cui io sapevo che stava fuori. Io conosco i periodi in cui lui aveva i conflitti con Bernardinelli. Io sapevo quando... E quando stava fuori in quel periodo, fine 80, primi dell'81? 72-75. Io, perché nel mio periodo, quando lui faceva parte di una batteria di rapinatori che era, diciamo, di alto livello, così come lo era la mia, quella dove facevo parte io. Va bene, vedo che non risponde. Come non risponde? 72-75. Io le ho chiesto 80-81, del 72 grazie a Dio ancora non ci occupiamo. Lei mi sta dicendo in che periodo... Vorrei sapere se nel periodo fine 80, primi 81, Abbruciati le risulta che era libero, le risulta che era in Italia, le risulta qualche cosa? Che c'entra? Con uno con un passaporto falso può andare pure in Brasile. E quando ci può andare? Adesso magari quando ammazzano Massimo Carminati, Massimo Barbieri, che ne so? Per far vedere che lui non c'entra, perché il Barbieri è quello che gli ha sparato la pallottola sulla fronte sinistra. Vedi che alcune cose se le ricorda bene. Cioè, no, ma su questi fatti qua lei non si preoccupa, perché erano amici miei. Sa quante volte ho cercato di... Abbiamo cercato Massimo Barbieri per mandarle all'America, quindi queste cose le ricordo. Se le fa piacere non sa neanche chi sia. Senta, lei ha detto che ha saputo da Abbruciati,
che Diotallevi e Balducci affidavano somme di denaro a Carboni. È vero questo? Sì. Ma mica loro due. Tutti quelli che volevano investire, se io avessi voluto investire in quegli investimenti, in quell'usura, io l'avrei fatto tranquillamente, ma chi me lo impediva? Ma, certo. Ma dopo che dite, non vale niente, come facevate appena? Vabbè. Tanto... Senta, lei risulta che Diotallevi e Balducci prestassero soldi ad usura? Guarda, Balducci sicuro. Io Diotallevi non lo so, ma penso che stava un po' più avanti, più in alto. Per me oggi Diotallevi è il criminale più grosso che c'è in Italia. Per me, mi sbaglierò. Senta, Carboni era interno alla banda della Magliana? Senta, guarda, io per interno, io intendo dire tutti coloro che operano nella banda. Perché, in Sicilia... Perché si sta difendendo? Non riesco a capire. Io ho chiesto se era interno, lei sta dando una giustificazione. Io avvocato, le chiedo anzitutto se era interno alla banda della Magliana o no. Avvocato, no e no, lei mi fa rispondere. Io mi devo difendere dagli amici, ho bisogno. Allora... Se per interno si intende come, come i mafiosi, gli intranchetisti che se bucano, bruciano le madornine, no. Se per interno significa che operava per la banda, per lui e per la banda, lo dico sì. Siccome l'ha detto lei, Carboni, le contesto, 21 aprile, sì. 94, foglio 31, 541, sì. Carboni era considerato persona interna alla banda della Magliana. Ma io le sto dicendo, che sto dicendo? Oh. Se io le faccio presente che c'è stato un processo per la banda della Magliana e Carboni non è stato neppure indiziato di reità, sì. Le dice qualcosa questa indicazione? A me mi dico che io continuo a piavarmi le galere e gli altri stanno tutti fuori, solo questo a me mi dico. No, avvocato, ma come si fa? Ma perché continua a fare? Ma chiede scusa, ma poi dopo ricomincio. Senta... Lei ha parlato di un rapporto di Carboni con Calvi. Sì. Questo lo sa per conoscenza diretta o perché l'ha sentito dire da qualcuno? Ma qualcuno me l'ha detto. Bene. Se quando io esco a Bruciati mi dice che Carboni è venuto a Roma senza una lira e poi si è ritrovato in mano tanto di quel denaro da gestire. Di questo rapporto a Bruciati le ha parlato prima del marzo 81 dunque? Prima del marzo? 81, quando lei è stato arrestato. Beh, guardi, io ripeto che... Ah, sì, marzo 81, sì. Ero solo 80 ancora. Ho capito. Oh, e tornando a questo rapporto Carboni-Calvi di cui le ha parlato la Bruciati, sì. In cosa consisteva questo rapporto? Avvocato. Secondo, se glielo ha detto, se non glielo ha detto, dirà che non glielo ha detto. Io adesso, senta, adesso non ricordo. Ma io dico, se... Il ruolo di Carboni è quello di investire denaro e di Abbruciati è quello di provvigionarlo. Eccolo qua, qual è il rapporto? Quindi Carboni dava i soldi a Calvi? Ritengo di sì. Ritiene o gliel'ha detto Abbruciati? O gliel'ha detto qualcun altro? Avvocato, io non faccio verbale per le mie supposizioni. Io lo sto chiedendo. Io dico sì. Bene. Senta, e in questo rapporto che Carboni aveva con Calvi, chi è? Cioè, era un rapporto autonomo? Cioè, Carboni è autonomo dalla banda? No, era un rapporto autonomo di Calvi con Carboni. No, io, guardi, non mi metto a fare, non faccio domande in questo senso, ma no, perché non mi interessa, il mio ruolo era un altro. Però siccome lei su questo ha risposto... Sì. Ma io non so, non vado allora, a approfondire. O ha risposto allora dicendo che, dando una risposta diciamo non pertinente, oppure il fatto che il suo ruolo fosse un altro all'epoca non le ha impedito di rispondere. Io, le mie risposte sono tutte pertinenti e ci sono risposte pertinenti nel 94 quando tutto... Lei ha detto... Non bolle, cambi, poi ci sono risposte... Non cambi discorso, lei ha non detto... Non cambio niente. 21 aprile, escludo che Carboni potesse gestire autonomamente il suo rapporto con Calvi. Allora, mi scusi, io non, sarà perché io non...
Finisca non solo per spiegare, ma io non no. mi sembra che non bisogna dimenticare no, quello, quello e adesso ci arrivo, ma non ho capito, ma il controesame non lo fa il pubblico ministero. Vabbè, ma almeno nello stesso verbale dai, facciamolo finire. Io innanzitutto gli ho chiesto se Carboni gestiva autonomamente il rapporto con Calvi, ora ha detto che non era a tua pertinenza, all'epoca lo aveva escluso. Oh, i soldi che Carboni manovrava, lo ha già detto il pubblico ministero, anzi glielo contesto, non glielo contesto, lo dico. Lo ha detto, erano i soldi della banda della Magliana? Per quelle che riguardavano la banda della Magliana, sì. Oh, bravo. Quali episodi ci sa indicare specificamente di consegna di denaro proveniente da qualche fatto specifico o non proveniente da qualche fatto specifico e in che data sono stati consegnati questi soldi a Carboni perché fossero dati al Banco Ambrosiano o a Calvi? Rispondo? Io, siccome stavo dalla mattina alla sera sulla strada alla ricerca di persone da eliminare, non avevo l'interesse di muovere il denaro, sia per questo sia perché io di investire denaro non mi interessa, perché dopo quando, come oggi, vengono ammazzati da pezzi, se non c'è una lira, per forza ma pensavo, lei queste cose mi faccia che... finire, mi faccia finire per cortesia, avvocato. Quindi lei mi fa domande che io non so. Io l'unica domanda che posso dirle, quando Abbruciati si impose che io partecipassi, impose in amicizia naturalmente, che io partecipassi all'investimento in Sardegna, se lei mi avesse fatto dopo che magari io sarei stato un altro po' di tempo fuori, gli avrei detto quali e quanti. Non ho fatto un tempo a dare il mio denaro. Io mandavo 10 milioni al mese ai detenuti tutti i mesi. Non c'avevo il tempo di per investire. Sì, ma siccome io non le ho chiesto dei soldi suoi, ma di quello che le diceva... Ma siccome io non devo investire i soldi miei, non so quali sono i passaggi. Non mi interessa quali sono i passaggi. Io non le ho chiesto se le interessa, l'ho chiesto no, invece... se le ha detto Abbruciati qualche cosa su no, questo. No, perché non ci sono i soldi miei, ma di Abbruciati che gli ha dato i soldi del sequestro, che mi interessa a me? Vabbè, se erano i miei, io potevo dire, senti, poi i soldi miei dove l'ha messo? Non gliel'avrei chiesto, perché avevo fiducia. Senta, me l'avrebbe detto lui, come mi ha detto, se vuoi investiamo in Sardegna. Oh, senta, e il ruolo di Carboni rispetto a questi signori amici suoi della banda della Magliana, com'era? Mi dice i nomi per alcuni di questi amici? Per esempio Diotallevi. Se vuol dire chi era gerarchicamente più importante? Esatto. Beh, io credo che... Se togli l'abilità di muovere il denaro, non credo che mai Carbone avesse potuto dire a Diotallevi vai qua o vai là. Diotallevi sicuramente sì. E poteva dirgli di portare un passaporto? Diotallevi a Carbone? No, ma pure... Carboni a Diotallevi. Carbone a Diotallevi? Forse lo decideva autonomamente Diotallevi per una sicurezza maggiore sua. Io escludo assolutamente che Carbone potesse dire a Diotallevi prendi e vai. E porta un passaporto a casa. Ma non so che cosa gli portava, una valigia, che ne so. No, veramente lei ha risposto in ordine a un passaporto. Dicendo la posizione di Carboni rispetto a quella di Diotallevi. Ma la domanda da qual era quella che mi è stata posta? Se era subalterno. No, lei mi devi dire, se io ho parlato di domanda passaporto, significa che qualcuno mi ha chiesto di un passaporto. Bravo. E allora mi dica qual è la domanda che mi è non stata c'è posta. C'è la domanda. C'è la domanda. C'è ADR. E allora ce lo dice il dottor Tescaroli qual è la domanda. La posizione di Carboni rispetto a quella di Diotallevi era subalterna al massimo ed escludo che Carboni potesse dargli disposizioni meramente esecutive in ordine, ad esempio, alla consegna di un passaporto falso a Calvi. Come la signoria vostra mi dice. Ah, ecco, allora sì. Allora dico, siccome a me mi è stato detto, era possibile che Carbone dicesse a Diotallevi prendi e vai? Io ho detto no, non era assolutamente possibile. Senta, lei Carboni l'ha conosciuto? Sì, io l'ho visto almeno un paio di volte. Dove, quando, perché? Ma io l'ho visto perché si incontrava con Abbruciati. Ah, l'ha visto incontrarsi con Abbruciati? Sì. Ma adesso non lo conosce nessuno Abbruciati. Quando? Quando l'ho visto? È sempre in quel periodo là di cui parlavo. Cioè quale periodo? Non ho capito. Fine 80 e inizio 81. Senta, perché se li ha visti incontrarsi da vicino o da lontano? Nei pressi.
come incontravamo gli uomini dei servizi segreti, e uno rimaneva sempre nei pressi. In quel caso nei pressi rimanevo io, perché il contatto doveva essere lui. E lei sentiva che si dicevano a bruciare no, il carbone? No, assolutamente, perché ero nei pressi. Che peccato. Ma che peccato era, l'avvocato, l'avrei aiutato volentieri, se no. Senta, e dove si sono incontrati? Io sicuramente a Testaccio, nei pressi di Testaccio. La cosa che mi colpiva di Carboni erano i tacchi alti e un parrucchino. Come Berlusconi. Uguale, ammazza com'è. Però quello non si mette, quello si è fatto proprio i capelli. Non credo che si mettesse la parrucca. Senta, e questo incontro a Testaccio dove? Ma chi se lo ricorda, non mi stia dicendo la piazza, la via. Io potrei dire un luogo qualunque, perché buttarmi in calcio d'angolo. No, non me lo ricordo. Perché sono passati, a parte sono passati tanti anni. Poi lei può crederlo e non può chiederlo. La mia situazione, mi lasci parlare, negli ultimi anni era quella che mi spingeva a rimuovere tutto ciò che mi aveva spinto alla collaborazione. Senta, però questo... Io sono qui oggi perché ho preso un impegno e voglio mantenerlo. Spero che sia l'ultimo perché non voglio andare più nessun altro processo. Questo l'abbiamo capito, Meno male. Lo ripeto. Vorrei soltanto sapere perché questi incontri tra Carboni e Abbruciati non l'ha mai menzionati nei suoi interrogatori. Non l'ho mai menzionati? No. Gira che li trova, stia tranquillo che li trova. Sì, eh? Sì, Scartabelli che li trova, avvocato. Questi a Testaccio? Questi a Testaccio, questi a Testaccio, questi, che ne so, a Laghetto dell'Euro. Gli incontri ci sono stati. A Testaccio, al Laghetto dell'Euro e poi dove? Ma no, io adesso ho detto al Laghetto dell'Euro perché... Quello era un altro luogo d'appuntamento con altre persone. Comunque io ho parlato dei luoghi. Lei ha detto due incontri, ho capito bene. Vabbè, non mi ricordo dove, le sto dicendo, Testaccio. Adesso potrei dirle, piazza dell'orologio, magari dentro l'ufficio, pazienza, chi mi smentirebbe, lei? No. Oppure lei tenterà di smentirmi, ma io non lo dico perché non me lo ricordo. Lei Ortolani l'ha conosciuto? Sì, sono andato sicuramente una volta nel suo studio. Ci sono andato con Danilo Abbruciati, era una traversa di via Condotti. E che ci è andato a fare? Io? Io? Sì, l'amicizia con Abbruciati era così forte, con Abbruciati andavo da Ortolani e andavo a Tiburtino Terzo a uccidere Tonino Leccese, o andavo a uccidere Nicolino Selis, ecco che sì, ma io non le ho chiesto di Selis o Leccese, le ho chiesto di Ortolani. Se l'amicizia era così alta, lei non si deve meravigliare, se non... Io non mi meraviglio, allora. Non mi meraviglio affatto. Ah. Le ho chiesto dove vi siete incontrati e che cosa studio, si è detto. Studio! Benissimo. Che cosa è stato oggetto di questo? Ma chi sa ricorda? Eh? Non me lo ricordo. Ma guardi, di Ortolani, io ho iniziato a sentirne parlare, gli interessa? Come no? Oh, così mi trovo qualche contraddizione tutto. Maggiore. All'interno del carcere dell'Aquila, da... Adesso non mi ricordo bene le cose, comunque le voglio dire, parole povere. Il figlio di Ortolani fu sequestrato. Ed io appresi che era un sequestro finto, concordato. Ho apprese da chi? Da Bruciati e da quant'altro. Era concordato. E perché era concordato? Perché da quello che mi ricordo io, credo che Ortolani fosse proprietario della fabbrica dei televisori. Insomma c'era un po' di marasma col sindacato, voleva distogliere. Non lo so, non mi ricordo. Comunque era il sequestro concordato. Il sequestro è stato messo in atto dai francesi a miei amici, come Bellicini, come Berenguer, come Casamello. Vabbè. Senta, però io le ho chiesto un'altra cosa, lei mi dispiace che la devo sempre... No, ma è figura, ma lei fa il suo lavoro. Per carità, faccio il mio mestiere, come dice il Presidente. Appunto. E allora, vorrei sapere, Ortolani, in questo incontro lei non si ricorda, ha detto di che cosa si parlò, ma si ricorda quando avvenne, cioè era sempre... Sempre quel periodo là, che noi eravamo impegnati, non me lo ricordo, c'era anche per la stessa questione, ma non credo. Noi eravamo impegnati per far ottenere determinata agevolazione con la libertà compresa a Francis Turatello. Siccome io con Francis Turatello all'interno del carcere ero diventato molto, molto amico, e quindi Abbruciati, che era legatissimo a lui, preferiva fare questi viaggi con me. Ho capito. Io però le ho chiesto quando c'è stato questo incontro tra lei, Abbruciati e Ortolani. Fine 80, inizio 81. Oh, va bene.
nell'ufficio di Ortolani. Sì, credo che fosse in via Condotti, credo. Va bene. Senta, poi ha detto, mi corregga se sbaglio naturalmente, che Carboni era un raccordo tra la banda della Magliana e la mafia. Ho capito bene, l'anello di raccordo, una cosa di questo tipo. Stava con la banda della Magliana e con la mafia. Oh, no, ha detto anello di raccordo. Stava con la... Vabbè, io, i termini. La cosa... I termini sono importanti. Vabbè, brevissimo, io le dico adesso, stava tra noi e la mafia, anche con noi e con la mafia. Lei ha detto, perché gliel'ha contestato il pubblico ministero, che era l'anello di raccordo. Perfetto, allora è l'anello di raccordo tra noi e la mafia, ma non c'era bisogno di anello di raccordo. Avrò sbagliato termine, ne faccia uso. Aveva sbagliato termine. Perfetto, ne faccia. Come mai aveva sbagliato termine? Perché sai, uno mica è sempre lucido, soprattutto se fa 800 km, ma senza nessuna giustizia. Il problema è che lo aveva detto allora, perché l'è stato contestato dal pubblico ministero. Allora quanto? Mi dica la data, io così le dico quanto era il periodo che stavo collaborando. Non ricordo la contestazione che l'ha fatto prima il PM di quale verbale. Vale dell'11 marzo 94, la parte contestata è questa. Pagina... Lo dico subito, pagina 9. Allora, so per certo che Abruciati aveva rapporti con esponenti della massoneria che ancora non era conosciuta come P2, ma che aveva come punto di riferimento Licio Gelli, una persona che a dire dell'Abruciati costituiva un anello di raccordo tra noi, la banda della Magliana, la mafia di Pippo Calò e quegli esponenti della massoneria era Flavio Carboni. Danilo, parlando di Carboni, del quale pure si serviva, mostrava un certo disprezzo. No. Beh, disprezzo magari ho sbagliato. Sì, però non aveva nessuna... Diceva che mentre noi i tatuaggi li portavamo sulla pelle, quelli alludendo a Carboni e a quanti votavano attorno a lui, li portavano sotto la pelle. Sì, però il problema era un altro. Siccome da questa dichiarazione si dice che Carboni era l'anello di raccordo tra la banda della Magliana e la mafia, ora mi sembra di capire che lei dica che ha sbagliato termine. Cioè, anello di raccordo significa che il tramite... Adesso rispondo per l'ultima volta. Tra la banda della Magliana e la mafia era Carboni. Esatto. Adesso, questa è la risposta che le do ultima. Flavio Carboni stava con la banda della Magliana e stava con la mafia. Punto. È una cosa diversa. Basta. Stare... E vabbè, ne faccia uso durante la ringa. E che gli devo dire? Mica posso andare avanti qua senza domanda 3 ore. Che facciamo 5 giorni pure qui come Perugia, avvocato Borsoni? Io le do la risposta, non le piace, lei deve essere, essere contento, così ne fa atto di arringa, no? Lei pensa di essere spiritoso? No, no, è lei che se... Lei pensa di essere martelletto, ma io non mi faccio martelletto. Deve mantenere un atteggiamento corretto. Mi perdone, Presidente. Ma che mi perdono pure lei, che non devo perdonare un sacco di gente qua. Mi perdone, Presidente. Ma Presidente, volete capire, la stessa domanda. Senta, che sono 40 anni che faccio questo mestiere. Io sono 40 anni che faccio questo mestiere. Sento tutte queste cose. Io pure sono 40 anni che faccio. Pure io sono 40 anni, da 62 si figuri. Posizioni un po' diverse. Lo so. Andiamo avanti. Senta, che rapporti c'erano tra Turatello e Calvi? Io non credo di aver mai parlato di Turatello e Calvi. Credo. Sa se c'erano rapporti? Credo, io conoscevo, non ne ho mai parlato, non credo di non averne mai parlato fra Turatello e Calvi. Ma adesso che ne abbia parlato o meno? Non, se non ne ha parlato che domanda mi fa? Scusi, mi perdoni. Se non ne ho parlato, lei risponda alla domanda. Non ho risposte da dare. Sa se c'erano rapporti tra Turatello e Calvi? Non ho risposte da dare. Sa, dica, non lo so. L'ho detto prima, ma se io non ho parlato vuol dire che non lo sapevo. Vede quante parole spreca, basta che dici non lo so. Senta, Abruciati aveva dei rapporti molto stretti con Turatello? Sì, ma se no non si sprecava, tra virgolette, Roma, Milano, quei signori. Aveva dei rapporti molto stretti con la criminalità milanese? Io so che... Se lei intende criminalità milanese in generale... No, milanese nel senso ovviamente... Gruppo Turatello sì, ecco. Perché avevano fatto i sequestri insieme. Sa altri nomi di persone? No, non li so. Io frequentavo soltanto quelli.
lui, Franchino Restelli, Argento, che adesso Ugo Bossi? Come Ugo Bossi? Conosci? Come no? No, io non lo conosco, però quando siamo andati in aula, io, visto che c'era anche Ugo Bossi, e fuori dall'aula, siamo stati avvicinati dal cugino Carmelo Bossi, il quale voleva offrirci della cocaina, ma siccome erano le 10 di mattina abbiamo rinunciato, abbiamo detto non è il caso. Come l'importante no? È che non sia Umberto. No, sì, era lui, mica mi meravigliavo. Questi viaggi a Milano perché sono stati fatti? Allora gliel'ho detto, il primo viaggio era volto ad ottenere un intervento nei confronti di fratello che stava subendo un processo per sequestro di persona. E il secondo era volto a prendere dei documenti all'interno che doveva dare, che ha dato, ha consegnato un'avvocatessa che io, non so perché, ho messo sotto il segno di avvocatessa Serra a Danilo Abrucati. Senta, in questi due viaggi c'era in tutte e due Toscano Neide? No, no, soltanto su quello, sul primo, quello con i signori che abbiamo, quello dove avremmo, dove doveva aspettarci il giornalista Cavallo. Sicuro che era il primo? Da quello che mi ricordo io, sì. Questi documenti che riceveste, sì, li portaste da qualche parte? Io personalmente non l'ho portato da nessuna parte. Credo che Danilo li ha portati a chi dovevano essere portati. Ma avete avuto un incontro a Milano con delle persone? Sì, sì. Yeah. No, no, ma non c'entra, quella è un'altra pratica. Ma poi io non lo so. Il terzo viaggio? No, no, il terzo viaggio non l'abbiamo fatto perché ricordo che Danilo mi disse che il terzo sarebbe avvenuto dopo che Balducci si sarebbe recato a parlare con l'onorevole Evangelisti. Adesso ci arriviamo, Evangelisti. Sì, arriviamo. Però volevo sapere, queste persone che avete incontrato a Milano, chi erano? Non lo so, ho detto, non lo so. Senta, lei ha detto che Carboni aggiustava i processi o aggiustava le perizie, no? Capito bene. Si dava da fare all'interno del tribunale, quello che aggiustava. No, comunque, siccome aveva delle entrature, le usava. Ecco, benissimo, lei ha detto pure quali erano le entrature, giusto? No, no, io non ho detto qual era. Non l'ha detto? No, lei, ma quali erano dei magistrati? Si vuole però dire quale perizia ha aggiustato Carboni? Ah, io non avevo bisogno di perizie perché ero stato un omicidio, però con la figlia c'è avuto bisogno di perizie. Non lo so se è intervenuto Carboni o altri, io non lo so. Io quando ho avuto bisogno. Senta, questa cosa di Carboni lei la sa per scienza diretta o perché gliel'ha detta qualcuno? Che lui aveva intrature nel tribunale. Che aggiustava i processi. Io non ho detto che aggiustava, aveva intrature nel tribunale. Io quando ho avuto bisogno di aggiustare il mio processo. È stato Carboni? Non lo so, sapeva Danilo a chi si è rivolto, io che ne so. Chi gliel'ha detto? Lo sapeva lei o gliel'ha detto Danilo? Di che cosa? Che Carboni aggiustava i processi. Si diceva in mezzo all'interno della banda della Magliana, che c'aveva entratura all'interno dei tribunali. Lo sapeva. Che era vicino agli uomini delle istituzioni. Che aveva le conoscenze. Per esempio? Per esempio si diceva che era amico che poteva arrivare a Vitalone. Chi lo diceva? Mancini? Banda della Magliana, Danilo Abrucati, devo dire De Pedis, chi gli devo dire? Tutti lo dicevano. Lo dicevano chi era in grado di poterlo dire. Ho capito, però lei quali processi ha aggiustato e quali perizie ha aggiustato non lo sa, giusto? No, perché io ho anticipato che se io mi trovo alla Sinara, mi faccio la Pianosa e voglio andare in un altro carcere perché quello è troppo duro, io chiedo, poi dove vanno loro? Non lo so. Se viene a me Fabio Lamoretti e mi dice, guarda Renatino, in questo momento non può intervenire presso Vitalone, non può intervenire, perché in questo momento il fratello ha dei problemi, il fratello avvocato, per una signora che è precipitata da un burrone, insomma, da dove era precipitata su. Io mica posso dire sarà vero, sarà falso. Io sono detenuto, io faccio il detenuto. Quando è stato possibile,
dal supercarcere della, di Italosa sono stato mandato in villeggiatura al carcere di Busto Arsizio. Io so aspettare i miei tempi. Da chi? Dai miei amici. Chi è intervenuto non lo so, a me mi hanno detto che sarebbe intervenuto il dottor Vitalone. Ma bene. Ci siamo riusciti ad avere un nome. Poi sono stati un nome, l'ho fatti 36. No. Ne ha fatti, fatto il nome di Vitalone, però... e di altri due. Sì, ho capito, ma vorrei sapere qual è la concreta episodio in cui Carboni è intervenuto. Mi pare che... Ho risposto, non ho altra risposta. Quindi Vitalone l'ha fatta trasferire a Busto Arsizio. Quello che mi dice a Busto Arsizio, al carcere dove ho voluto, è capitato Busto Arsizio e mi hanno mandato a Busto Arsizio. Io quello che posso dire con l'assoluta certezza è che mi chiamava il maresciallo perché io mi trovavo in un'isola e non sempre i traghetti andavano e venivano, era maltempo, era d'inverno. E questo maresciallo mi chiamava e mi diceva, usando una parola volgare che non mi permette di ripetere in aula, chi c'hai all'interno del ministero che ci sta pressando affinché tu vada via da qui? È lei che rispondeva. Eh? È lei che rispondeva. Che ne so, allora ero irriducibile. Va bene, senta, lei sa chi è Roberto Rosone? So per averla appreso dalla stampa, so perché c'è morto il mio amico Abruciati. E chi era? Era vicepresidente del Banco Ambrosiano. Oh, perfetto. Senta, lei ha riferito una serie di circostanze su questo attentato. Sì. Giusto? Sì. Queste circostanze le ha sapute da chi? Allora, queste circostanze io le ho sapute all'interno del carcere perché... l'avvenimento c'è stato dopo che io ero detenuto. La persona che è venuta per primo al carcere di Sulmona, penitenziario di Sulmona, è stato Edoardo Toscano, che è riuscito ad entrare facendo finta di essere il fratello della signora Elena Timperi, che allora era la mia convivente, e dietro un mio regalo che ho fatto a un sottufficiale del carcere è venuto. Io così, ho chiesto com'era possibile, com'era successo. Toscano mi disse che all'inizio anche loro avevano delle perplessità, tant'è che avevano avuto un incontro con Pazienza e Carboni, che erano tra quelli che avevano chiesto ad Abruciati di fare questa cosa, e lui si erano ritenuti soddisfatti della risposta data. Perché mi fa finire per favore? Prego, grazie avvocato. E tant'è che Toscano disse che quando lui fu messo a conoscenza da Danilo di questo suo viaggio a Milano e di questo suo operato, Toscano gli disse: guarda, ci vado io, a te non ti conosce nessuno a Milano, a me non mi conosce nessuno, procedo io. E Danilo gli rispose: dai, siccome questi sono convinti che io sono il capo, allora se ci vado io c'ha un valore, se ci vai te che non sanno chi sei, non rimarranno tanto soddisfatti. Cioè, quindi Toscano doveva fare l'attentato a Rosone? No, Toscano non doveva fare niente, si era prestato a prendere il suo posto proprio perché dice: tu a Milano sei conosciutissimo. Ma lei questo quando l'ha saputo? Da Toscano, durante quel colloquio. Durante quel colloquio? Sì. Quindi quel colloquio era dedicato esclusivamente a Rosone? No, che Rosone? Che mi interessava Rosone? A me era dedicato perché era stato ammazzato Danilo, perché era morto Danilo. E quindi io volevo capire perché... Quindi l'ha convocato lei, Toscano? Io non convoco nessuno, quello era il mio fraterno amico, il Presidente ha visto qual era il nostro rapporto all'interno della gabbia con Toscano. Non gliel'ha chiesto lei? Sì, ho chiesto per capire che era successo, ma ha chiesto... No, io non convoco nessuno. Va bene, gli ha chiesto lei di venire al carcere per parlare di... No, io non ho chiesto niente, io non posso dire a Elena Timperi: chiedi a Edoardo com'è successo. Io scrivo un bigliettino, lo do alla signora Timperi che lo chiude, lo sigilla dentro una busta, lo consegna a Toscano, Toscano legge e dice: organizzami il colloquio e ti venga a spiegare io, perché la signora Timperi non poteva sapere queste cose, capito? Bene. Quando è avvenuto questo colloquio? Durante la mia detenzione mi trovo a... Ma quando? Cioè, quanto tempo dopo l'attentato a Rosone? Ma poco dopo, perché... Poco dopo che intende? Poco dopo. Un giorno, 10 giorni, un mese... Il tempo di organizzare all'interno il colloquio,
dare un orologio, adesso non so nemmeno se la pronuncia giusta, approssimativamente... già Charles Cook, 15 giorni, un mese, due, tre, non mi ricordo, ma è stata una cosa, visto l'avvenimento, non è stata una cosa molto lunga. Io ho dato un orologio oggi a Charles Cook reverse, Toscana è venuto, entrato senza documenti, dicendo che era il fratello della Timperi, che non è che era il fratello della Timperi, si capiva, perché la Timperi aveva altri fratelli che mi venivano al colloquio, ma era tutto concordato e quindi sono venuto a conoscenza di questa cosa. Bene, lei ha detto che aveva dei dubbi sulla genuinità della occasionalità della morte di Abbruciati. Sì, sembrava assurdo che... Perché sembrava assurdo, ce lo spiego? Perché uno va a fare un attentato, c'è una guardia notturna, poi una banca gli spara. Cioè io immagino. Cosa c'è di assurdo in questo? Se lei me lo lascia spiegare, avvocato Borzoni, io glielo dico. Ce lo spiego. Con la mia mentalità. Io sparavo prima la guardia notturna, perché come uscivo dal vicoletto, dove è stato attentato Rosone, che se non ricordo male era una strada privata, una strada chiusa, comunque... Se io avevo visto che lì c'era la guardia notturna, io mi sarei fermato con la moto, visto che la guidava uno dei più bravi d'Italia, motociclista, gli puntava la pistola alla guardia notturna, quello scappava, non gli do la nuca. Perciò per me è una cosa assurda. E quindi che conclusione avete tratto? Che era stato ucciso... Cioè che già la guardia giurata sapeva che Abbruciati sarebbe stato lì, che vuol dire? Io non ho concluso niente, io siccome davo, mi sembrava strano come era avvenuto, così come sembrava strano a loro, hanno voluto un chiarimento. Da parte mia ho voluto capire, Edoardo è stato disponibile a venire in carcere e farmi capire, basta. Quindi quando Toscano viene in carcere... Le dice che c'è stato un incontro con Carboni e Pazienza. Sì, questo mi dice lui. Senta, lei lo sa quali erano i rapporti tra Carboni e Pazienza in quel periodo? No, preciso non lo so perché io non l'ho mai frequentato. Io so che Pazienza, se non erro, che aveva un suo studio a Piazza dell'Orologio. Se non vado errato, a Piazza dell'Orologio, dove, da quello che ricordo, da quello che ho saputo in seguito. Senta, lei ha detto che a questo incontro erano presenti altre persone. Sì. Tra cui Abbatino. Guardi, per fortuna è l'unico vivo. Ecco, però è l'unico che dice che non è assolutamente vero quello che dice lei. Problema suo. Abbatino, come lo spiega questo? Come no? Abbatino era uno che, con tutto il rispetto, è uno che quando a me ha iniziato a collaborare con la giustizia, io sono stato, come lei saprà, arrestato per l'omicidio dei fratelli Proietti. E le presenze in quel omicidio erano tre. Io, Marcello Bonafigli e Giorgio Paradisi alla guida dell'auto. Quando si è pentito a Batino, quei tre ha fatti diventare un pullman di persone. Eravamo andati tutti alla banda della Maiana a ammazzare quelli. Quindi, con questo voglio dire... Che Abbatino mente. No, che Abbatino mente, in quel caso sì. C'ero io, e io dico che eravamo soltanto noi tre. Anzi, due, perché... Il problema è questo, e lei lo sa benissimo perché ha fatto un confronto con Abbatino. Abbatino io? Dice sì. Che questa riunione da Toscano non solo lui non c'era, ma non dobbiamo, è... dobbiamo ancora sentire. Allora non c'era lui che portì. Non credo possa richiamare le dichiarazioni. Non c'è motivo, si può contestare anche me. C'è stato un confronto, Presidente, siccome tra lui e Abbatino su questo. Io vorrei sapere, siccome lei ha dichiarato... Non c'è nemmeno questo controllo. Tra l'altro... Ma può comunque contestare non in senso tecnico, ho detto più volte. Lei, il 21 aprile 94, dice Abbatino e Paradisi erano presenti sicuramente all'incontro con Pazienza e Carboni. No, me legge tutta la risposta. Che pagina è, mi scusi, avvocato? 868. Sono sicuro perché... 868, scusi. Abbatino... 21 aprile... Ma poi l'ha detto poco fa che Abbatino c'era, no? Ho capito male. Scusi, no, il verbale mi ha detto 21 aprile 94. Sì, pagina 31, 546. 546. E dice pure, non capisco perché non riferisca una circostanza del genere. Ma io non capisco tante cose che non ha detto Abbatino, che si è limitato... Soltanto ad accusare gli uomini della banda, inteso come quelli che si mettono nel cappuccio, inteso come quelli dei tatuaggi evidenti. Io questo dico.
E questo gli ho detto quando ho fatto il confronto, questo gli ho detto. Senti, io non capisco, io lo ringraziavo perché lui di me, Abatino, io verso di me non aveva mosso nessuna accusa, perché lui sapeva che io avevo fatto degli anni di galera, l'avevo fatto con la dignità, non chiedevo mai quando la stecca mia a chi l'avete data, quando l'avete data, io non chiedevo niente, io mi facevo la mia prigione con le mie, con i miei agi, danaro agliosa, con i miei, cioè con le mie forme di atteggiamento. E non chiedevo i conti con Miselis, gli Abbatino e i Piripicchi questi. Perciò lui non aveva inteso muovere accuse nei miei confronti, su niente. Quando io ci ho fatto il confronto, gli ho detto ti ringrazio, io ho deciso di diventare infame serio, come sono stato un bandito serio, voglio fare l'infame serio. Perciò di le cose come stanno. Quando Vittorio Carnevale ha iniziato a collaborare e per salvare un suo amico ha messo al posto dell'omicidio De Pedis un altro ragazzo, io ho detto no, quello non c'entra niente perché era quell'altro. Quindi, avvocato, io non dovevo accattivarmi le simpatie di nessun magistrato. Io potevo adeguarmi a tanti verbali, non l'ho fatto. Sì, senta, allora, oltre ad Abbatino e Paradisi c'erano altre persone? Allora, che io do per scontato Abbatino e Paradiso, lei ha letto, può darsi che sia, sicuramente Toscana che è venuta a riferirmi, non poteva mancare certo De Pedis, Pernasetti, questi che... Quindi lei ha detto Abbatino, Paradisi. No, io Abbatino, senta, io ho detto sicuro De Pedis, Toscana che me l'ha detto, non potevano mancare, soprattutto perché era... No, ha detto sicuro pure Abbatino. Allora sicuro pure Abbatino. Erano presenti sicuramente. Se lei legge questo, io ho detto questo. Benissimo. Di questi qui che ha nominato, Paradisi è vivo, credo, giusto? Sì, sì, lo... Abbatino è vivo. Io spero in Abbatino perché che possa venire qui Paradisi e dire sì, Paradisi sta ancora ambientata. È come se lei chiama adesso la mia ex compagna Fabiola Moretti, sai, gli dice che io sono scemo. Che io, se... Cosa dice? Che io sono uno scemo. Dice. Dimenticando magari che a lei piacciono solo i boss, no? Ma poi non c'ho bisogno dei, però se lei dice viene Paradisi, questo aspetta, è Paradisi di Gesù. Va bene, lei ci ha detto di questa riunione, e in questa riunione che cosa succede? Cosa fanno Pazienza e Carboni? Danno motivazioni che convincono che non c'era stato nessun trucco, nessuna. E quali sono queste motivazioni? Non lo so, ma non mi metta a chiedere quali sono le motivazioni. Vedi che quello che ci hanno detto è risultato plausibile. Sì, lei ha detto che era il più suo caro amico che ha pianto quando è morto a Bruciati. Che ma pure, sospettava quando hanno ammazzato stato venduto ed ucciso. Sì, cioè ucciso, mandato a morire appositamente. Ecco. Dopodiché ci sta una riunione di cui le viene riferito. Sì. Le dicono in questa riunione stai tranquillo e lei non chiede ma perché devo stare tranquillo. Cioè, come hanno adesso visto? Le do la risposta definitiva. Chiedo a Toscano di venire a farmi capire. Toscano viene. Vede che gliela chiedo. Vado? Posso, presidente? Toscano viene, io gli chiedo com'era possibile, perché a me mi sembrava una cosa assurda. Toscano dice che questo avevano pensato anche loro. Chiedono spiegazioni, cercano di capire da Pazienza e Carbone se ci fosse stato un trucco. E loro, da quello che gli viene detto, stabiliscono che trucco non c'è stato. Qual altra domanda gli devo fare? Quindi, domanda che non gli faccio e quindi ho risposto. Quindi era di pubblico dominio che Pazienza e Carboni erano i mandanti. Di pubblico dominio, sì, stava a Piazza Vittoria, ah, sì, si mettevano col megafono. Avvocato, io ho risposto, basta, non tanto rispondere. No. Ho dato la mia risposta. Lo può fare, signor Macini, lei è un testimone, ha pure letto la cosa. Testimone che ha risposto, signor Presidente. Siamo obbligati a rispondere, perché sennò Presidente, può essere messo sotto processo. Ma io, per, Presidente, io sto sotto... Signor Presidente, mi ha fatto una domanda. Ma poi se lui gliela può diversa fare, non ce l'ho. Gliene può fare un'altra per avere... Sì, ma io diversa non ce l'ho, posso dire diversa non ce l'ho. Cioè, si rivolgono Carboni e Pazienza... perché sanno che loro sono coinvolti nell'attentato. Certo, se no mica perché si è rivolto all'affare. Oh, bravo. Allora. Senta, il movente dell'attentato, lei lo ha spiegato poco fa.
Dico sì, bene. Sì, perché Rosone era di impedimento. Ma fa finire, Lei l'ha detto, se non mi no, l'ha detto prima, che mo li domanda fa? Perché è una premessa alla domanda. Lo faccio finire, risponda. Ma sì, ma il Presidente, per me può finire 10 volte, non è un problema. Era che siccome era la premessa... nei talk show. Appunto. Facciamo un contegno corretto. Presidente, io contegno corretto, stavo facendo una domanda. No, lo rivolgo a tutti, evitiamo le polemiche, se no non la apriamo più. Guardi, sono già le 4 e 5. Appunto. Lasci finire. Io cerco di fare domande precise, lui continua ogni volta a debordare. No, lei ha detto che era un ostacolo, quindi ne prendo atto che lei lo ha detto. Ha detto, me lo sono appuntato, lo dovevano zittire. Cioè, okay. Zittito, volevo sapere anzitutto, doveva essere ucciso o... No, ferito. Ferito, certo. Qual era la ragione, cioè perché, in che modo Rosone era un ostacolo, per quale ragione? Non so se era una questione che lui volesse rivelare ciò che succedeva di poco chiaro all'interno del Banco Ambrosiano, questo. E quindi era un ostacolo per chi? Per Calvi? Per tutti i giochini finanziari che stavano facendo. Quali giochini finanziari? Non li so, io facevo un altro. Io ero il drizzatorti, come mi ha denominato Lucioli. Ma se lei parla di giochini finanziari, si riferisce a qualcosa? Ai giochini finanziari che mi hanno messo a parte. Come facevano questi giochini? Messo a parte, e ce li dice questi giochini finanziari? Ma non li so! E dice che le hanno messo a parte? Non li so! Cioè, chi le ha parlato, chi ha usato il termine giochini finanziari? I miei amici. Hanno detto, chi è che faceva i giochini finanziari? I miei amici. Quali? Poi intanto ci dica il nome dei suoi amici. I miei amici, lato testaccio della banda Maiana. Cioè, chi le ha detto che c'erano dei giochini finanziari e tra chi intercorrevano? Guardi, adesso... noi ci abbiamo fatto un processo che è durato un anno. Ma chi aveva? Perché un anno qui mottene con lei. E nel processo le dico subito che è emerso che Rosone era il tappetino di Calvi e non ostacolava proprio niente. Quindi vorrei sapere bene... Allora gli hanno sparato così per il gusto di sparare, esatto. Avvocato. Questo non è esatto. Avvocato. Questo non è esatto. Ci sono varie pronunce, ci sono... Valutazioni quella diverse. Definitiva e assolutoria. Sì, ma allora, ogni sentenza giudica su un singolo fatto e poi non è che pregiudica, sulle valutazioni non pregiudica altri giudici. Presidente, la sentenza si è, non dico che sì, dico, ma sto voi facendo presente al testimone, fate sempre queste siccome, no Presidente, è molto chiaro, sì. La sentenza non pregiudicherà, non lo so se non pregiudica o no, la sentenza dice certe cose dei rapporti tra Rosone e Calvi. Io ho semplicemente fatti presente, ma non è che potevo evitarmelo, lo faccio per lealtà. Non è che lo convince poi a... No, appunto, io vorrei sapere, siccome... Il problema è che le sentenze... Pubblico Ministero, cerchiamo di mettere altra benzina. Se gli hanno detto quali sono i giochini, non gliel'hanno detto, Presidente, mi dice, non me l'hanno detto, lui polemizza, io gli ho chiesto se sapeva quali erano questi giochini. E io ho risposto... Non lo so. Risposto, se sapeva tra chi intercorrevano i giochini. I giochini intercorrevano fra coloro che avevano investito in Calvi, nel Banco Ambrosiano, nei loro intrallazzi, che non ero io. Benissimo. Che erano gli abbruciati, erano i depedis, erano quelli ismanager, diciamo io, capito? Ismanager. Io ero solo un bandito, quello che volevo essere. Ero per scelta, un criminale per scelta, io non avevo bisogno di andare a rubare, io quello ho voluto essere, quello sono diventato. E chi glielo ha detto che i giochini intercorrevano tra il Banco Ambrosiano e De Petis, eccetera? Se gli dico De Petis, è morto, De Petis. Gliel'ha detto De Petis? Sì, bene. È morto. Solo De Petis? È morto, solo De Petis. Bene. Io vorrei sottopormi a esame e controesame in modo più fluido, perché lei, se no mi rivolgo sempre ai morti. Non è che gli dà la mano però lei, perché il suo atteggiamento non è che migliora la situazione, la peggiora, perché aizza ancora di più. Risponda, no, quando non lo sa, dice non lo so, senza bisogno di usare questo tono. Presidente, siccome io vedo che si sta ripetendo la storia, ma quello è inevitabile. La storia di Perugia, 5 giorni,
L'avvocato Taormina sempre la stessa domanda, l'ultimo presidente ha detto stop al panico, 5 giorni. Sì, ma cerchi di evitare a noi adesso questa cosa, di farla prolungare ancora di più. Io sono venuto perché mi ha fatto piacere di vedere il presidente D'Alfio, però. A Calvi in cosa c'entrava in questa vicenda di Rosone? Gli è stato detto o non gli è stato detto? Basta che dice. Ossia, non lo so. Non lo so. Senta, lei ha detto che Toscano Neide era l'amante, o comunque andava a letto, non so come definire, con Roberto Calvi. Questo me l'ha detto Danilo. Che... Questo gliel'ha detto Danilo. Cioè, quando glielo ha detto? Nel periodo in cui stavamo insieme. Cioè? Perché lui non era innamorato di questa Neide Toscana. Vabbè, ma questo ci interessa. Cioè, ma a lei non gli interessa, ma si dica la corte gli interessano. Bene, non era innamorato, benissimo. Ma ritengo di no. Oh, ma a me interessa sapere quando le ha ricevuto questa notizia. Avvocato, io vorrei pregarla. Perché lei non risponde? Lei le date nelle indagini le ha fatte, adesso alle domande della difesa le date non le dice mai, come mai? No, lei non trova una data sulle mie dichiarazioni. E se eccetto, per me, se eccetto il 16 marzo... Lei non trova nessuna data, perché io non ricordo benissimo, date. Benissimo, gliel'ha detto prima o dopo il 16 marzo dell'81? Prima. Prima? Prima. Oh, sempre tra ottobre e marzo 81. Lei tenga sempre presente quel periodo. Quindi, Toscano Neide andava a letto con Calvi prima del marzo 81, secondo quello che le disse a Bruciati. Se c'è andato prima, a febbraio, ce la non lo so. Ora, io so che non gli interessava come nel lato sentimentale, cioè viverci insieme non gli interessava, tant'è che certo, mica viveva con la Neide. Ora, perché la mandava a letto con Calvi? Lei ha usato il termine la mandava, cioè la utilizzava. Qual era la ragione per cui faceva questo? Io non gliel'ho chiesto, ma siccome posso fare le mie supposizioni. No, per piacere, per farlo contento, perché gli piaceva, perché volevano sapere notizie, che ne so io. No, perché lei prima ha fatto un collegamento tra il riciclaggio del Banco Ambrosiano e infatti ha dato la stessa risposta. Se gli piaceva a Calvi, se volevano tenerlo sotto controllo. Ho capito. Se gli piacesse la signora Neide Tosca, che ne so io. Senta, ma Abbruciati conosceva Calvi? Non lo so. Non lo so, io so una cosa. Non gliel'ha detto questo, le ha detto dell'amante, ma non le ha detto... Mi fa finire? Io posso raccontare un episodio? Lo racconto. Ha saputo in seguito. Un episodio mi è stato raccontato, avvenuto in Sardegna. Sì. Abbruciati andò a bussare nella villa dove in quel momento si trovavano Calvi e Pazienza. Suonò, andò a aprire la domestica, riferì al dottor Calvi, al dottor Pazienza, che c'era Bruciati. E quelli furono colti da scoramento. Quindi perché vede che lo sa. Lo so questo. Lei in una villa in Sardegna. Lo so. Eh? Lei poco fa ha detto che non lo so se si conoscevano, invece lo sa. Io non lo so prima, lo sto dicendo, dopo ho saputo un episodio. E l'ha saputo da chi? Da Di Petis, è morto. Non è che per caso l'ha sentito al processo di Perugia, no? Pure lì, ma perché non posso sentire prima o dopo? Allora esiste questa cosa? Non lo so, vediamo, poi lo andiamo a cercare. Comunque lei gliel'ha detto De Petis. Ma non mi ricordo, avvocato, io dico De Petis perché così, non mi ricordo. Ah, vabbè. Bene. Quasi... Però non ripeto le domande. Senta, Casillo, lei ha detto che c'è stato uno scambio di droga. Devo ripetere l'episodio? Perché No, è una premessa per orizzontarla rispetto alla domanda che le sto per fare. No, io non dico che c'è stato uno scambio di droga. Allora, io dico che Sicilia ci disse che c'era stato uno scambio di droga. Lui, perché era lui che gestiva
in primis la droga, con i napoletani, tra i quali il cugino Tiago Lare, con Casillo c'era Oreste Pagano, c'era Totò Di Maio, una serie di personaggi camorristici di più importanti, non so se c'era il Giappone, vabbè, comunque. E ci disse che Casillo avrebbe, invece di dargli in cambio, adesso non ricordo quale dei due, dei due tipi di stupefacenti, c'è uno scambio di droga. Vabbè. E invece lui voleva pagarlo, noi in quel gesto abbiamo inteso come se volessero decidere loro e abbiamo detto no, scambio e scambio deve essere, e ci incontrammo e gli dimmo non vogliamo denaro, vogliamo soldi, a noi ci conveniva via denaro. Quindi era un periodo in cui lei era libero? Libero. Certo, sempre in quel periodo. Sempre fine 80, primi 81. Sì. Ma non credi che siano bisogni che racconto solo. Senta, lei prima ha detto il movente della morte di Calvi, e cioè che si erano impadroniti a un non ritorno di denaro investito, giusto? Sì, che non tornavano. Allora le devo fare la stessa contestazione che ha fatto l'avvocato dell'anno prima. Sì. Perché lei aveva detto di non essere a conoscenza di circostanze specifiche in ordine alla morte di Calvi. Certo. Lei ha disquisito sul termine specifiche. Non le sembra specifico riferire chi sono i mandanti, come ha fatto prima con l'avvocato dell'anno, e qual è il movente del presunto omicidio? Non so rispondere. Non sa rispondere. Senta, lei, veniamo adesso all'episodio del 7 maggio, perché lei ha risposto a alcune domande del pubblico ministero, ma è vero o non è vero che lei aveva iniziato la sua collaborazione quando nel corso di una intercettazione con Fabiola Moretti? Con la signora Fabiola Moretti. Eh? La signora Fabiola Moretti. La signora Fabiola Moretti. Si è scoperto che lei cercava di sottrarre un quantitativo di stupefacente, dopo aver iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria. Questa è la domanda? Sì. Però mi perdoni, ma non l'ho capita. La cosa sulla quale già risposto, me la faccio lei, più lei ha già rivolto una domanda simile al pubblico ministero e ha dato già una risposta. Sì, il problema è che quella che aveva dato all'epoca è diversa, Presidente, per questo ci torno. Vabbè, magari faccia la contestazione, così facciamo prima. Perché lei all'epoca sì. Non aveva, cioè aveva detto a domanda, intanto lei viene arrestato, giusto? Sì. Dal dottor Saviotti. Sì, c'era il dottor Saviotti e il dottor Salvi. Sì. E poi lei aveva iniziato la collaborazione e a domanda del pubblico ministero, a foglio 31556, lei dice sul motivo 7 maggio. 7 maggio 94, pagina 31556 oppure 21 a seconda delle affogliazioni. Sul motivo per il quale non ho parlato dell'eroina fino ad ora, risponde: sapevo che prima o poi ne avrei dovuto parlare e volevo farlo, però aspettavo che anche la mia compagna, c'è scritto compagnia ma penso sia compagna, compagno, sì, compagno. Scegliesse la strada della collaborazione o accettasse di essere protetta in modo da evitare le rappresaglie. Sì. Quindi lei questa circostanza che avesse cercato di sottrarre la droga la spiega con questo, col fatto che la sua compagna non aveva iniziato a collaborare. No, no, guardi, se lei gira in qualche altro verbale, se lei va in quelle trascrizioni dell'Aquila, lei troverà che io dico alla Moretti, ammolliamola la droga, lasci stare. Io nel momento di questo è un verbale fatto col dottor Saviotti. Io già però in precedenza all'Aquila dico a Fabiola Moretti, lasciala stare la droga, andiamo se ne via, basta con sta vita. Questo deve leggere, non quello che dica il dottor Saviotti. Io leggo che il dottor Saviotti le ha contestato queste intercettazioni e lei ha dichiarato, prendo atto che dalle intercettazioni menzionate dalla signoria vostra risulta che io nel corso di recenti colloqui ho dato istruzioni alla Moretti Fabiola per il recupero di un quantitativo di stupefacente
che avrei occultato nei giardini prospicienti l'abitazione della Moretti. Perfetto, signor Presidente, posso dare una, perché può darsi che sta cosa confondi, posso dare una risposta ampia? Allora è venuta la Moretti, prima la Moretti mi manda mia figlia Natascia, voleva uno schizzo dove era questa droga, perché c'era un certo Enzo Canapini detto Zimbetto, è un arabo, l'arabo che mi aveva dato questi 2 chili, che voleva ritornare in possesso almeno di quella parte di droga che si era salvata. Ed io spiegavo a mia figlia come, perché se no andavano tutti i giorni là, dove era occultata. Gli dicevo il traliccio, ma non sapevano che significava traliccio, io di palo dalla luce. Ha mandato la signora a Pasqua Tommasini, perché non si erano capiti. Ho ripetuto traliccio, non si sono capiti. È venuto la Moretti, gli ho detto il traliccio, il palo dalla luce. Ah, sono arrivate le guardie e io gli ho fatto trovare la droga, che non trovavano, io gliel'ho data. Questa è. Come? Diciamo che ce lo sta presentando una versione edulcorata di quello che è. Perfetta, perfetta, la stessa identica, che do da sempre, perché è la verità. Cerchiamo di concludere. Sì, io ho quasi finito, Presidente. Senta, lei è mai capitato che si è rifiutato di rispondere a interrogatori? Io manco oggi volevo venire, se no ho preso l'impegno. E le è capitato in passato perché non erano state accolte delle sue richieste? Certo, io volevo 5 milioni al mese, anzi se me ne davano 12 era meglio, perché lei la parcella o qualcun altro qua dentro si accontenta del suo stipendio. Io volevo i soldi perché avevo dei figli, che allora qual è il problema? Io non è che ero venuto io avevo una casa di 4, una villa di 4 piani, come io devo dire? Io non avevo bisogno del denaro dello Stato, però visto che ho dei figli, voglio che non si muorano di fame. Chiedevo 5 e non mi hanno mai dato. Ma sì, me davano 12, ero contento. Anzi, oggi non me li danno più. Sto sulla strada con la gente che sta male, non li voglio più dallo Stato perché mi viene. Quindi sì, e non rispondo. Io oggi, con tutto il rispetto per il dottor Dani, e il rispetto per il dottor Tescalone e del Tribunale, non avrei risposto se mi davano i cuffie, perché sono avuto controvoglia oggi. Però ho preso l'impegno, sperando che sia l'ultimo. Non avrei risposto. Chi altro deve fare le domande? Dei presenti qui? Nessuno, spero, no? C'è l'avvocato Giomi, mi raccomando, avvocato Giomi. Sì, 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 Presidente. Allora, scusi, avvocato Giomi, deve fare un attimo un cambiamento della telecamera, poi un attimo solo, Siamo a posto? Provi un po' a parlare l'area, avvocato Giombi, vediamo se la sente l'imputato. Il testimone. Presidente, mi sentite? Ci sente? Io vi sento, Presidente. Io da qua non sento più adesso. Dice che non sente, aspetti, va. Mi avvicino un po' al microfono, così mi sente? Ah, sì, scusi, riavvocato. Si figuri. Senta, volevo sapere di questo incontro al ristorante. Sì, Monterozzo. E che si trova dove? Sulla Cassia, se non ricordo male. Senta, a quell'epoca lei, insieme agli altri che ha enunciato prima, eravate già conosciuti dalla polizia? Certo, dal 62. Come no? Sì, avvocato, eravamo tutti dei noti pluripregiudicati. E non utilizzavate delle precauzioni per andare così al ristorante, oppure era un posto coperto, che so io? No, non... No, no. Senta una cosa, mi ha già detto la data, forse io prima ho perso un pezzo delle sue risposte. Dica. Quando è stato questo incontro al ristorante? Guardi, avvocato, io non posso altro che
ribadire che il mio periodo va da ottobre dell'80 a marzo, a marzo 2009. Ecco, quindi il periodo della mia. E non è in grado nemmeno di, insomma, di dargli una quantificazione dal punto di vista, era prima di Natale, caldo, no, freddo, no, non si ricorda no, niente. No, mi dispiace. Senta una cosa, si dica. Mi scusi se ci interrompiamo, ma in video collegamento no, la ricevo un minuto dopo. Mi scusi lei. Senta una cosa, chi era presente a questo appuntamento? Pranzo o cena? Non ho capito. Cena. Sicuramente c'era Bruciati, c'era De Pedis Toscano, dei siciliani ricordo di Gesù, che poi fu lui a ricordarmelo durante una nostra detenzione. E poi c'erano due che, poi due o tre volte che ho visto cosa stavano con lui, dicevano che erano i suoi guardaspalle. Adesso mi ricordo Pippo, come si chiamavano quelli, comunque. Senta una cosa, il motivo della cena se lo ricorda? Ma guardi, quando si riuniscono personaggi d'ambiente delle malavite si parla di tutto, di affari, le cose, non c'è una ragione specifica per organizzare una cena, per ritrovarsi a farsi a cena. Oh, e in quella circostanza di che parlaste, se lo ricorda? Ma adesso a di distanza tutto. Di anni? Senta avvocato, io adesso, lei avrà visto il mio modo. Non è uno che sta lì a pelare, io voglio ridere, voglio... No, per carità, non... Dica. Purtroppo le domande gliele posso fare solo adesso che c'è il processo, se avessi potuto gliele avrei fatte nell'immediatezza della cena, ma certo, tanto è. Certo. Senta una cosa, lei di questa cena ha anche parlato in qualche altro processo? Ritengo di sì, se me l'hanno chiesto l'ho parlato. Si ricorda di averne parlato a Perugia? Sicuramente sì. Si ricorda qual era il processo? Pecorelli. Senta una cosa, in quella circostanza lei ha detto che era presente, se non sbaglio, anche Calò? Sì. Senta, mi fa la cortesia di descrivermi com'era Calò all'epoca in quella cena? Era sicuramente più alto di me, che sono alto 1,70. Portava i capelli, diciamo, non lunghi, però, come posso dire, ampi, pieni. Quindi aveva completamente i capelli, erano grigi, bianchi, marroni? Grigi tendenti a bianco, come penso, come ce l'ho al momento io adesso. Come ce l'ha lei? Sì. Aveva i baffi? Credo di sì. Senta una cosa, ebbe l'impressione che Calò e Abbruciati si conoscessero? Ebbe l'impressione, come l'impressione, si conoscevano proprio. Da quando tempo si conoscevano? Da quanto tempo? Ah, ma io non gliel'ho chiesto, avvocato. Non posso, non parlavano Io non faccio... Chiedo scusa, ci accavalliamo, parlavano di cose del passato, ha avuto modo di appurare che tipo di rapporti avessero. È una domanda alla quale non so rispondere. Quando parlavano erano intimi, si davano del tu, raccontavano di storie del passato. No, guardi, lì era una presenza di più persone, non c'era un dialogo fra Abbruciati e Calò, come non c'era un dialogo fra me e Abbruciati o fra me e Calò, come non c'era un dialogo tra me e qualcuno diverso, tipo De Pedis che non fosse con la figli, Toscano, che hanno i miei stessi modi di rapportarsi con la malavita e tra di noi. Cioè, senta. Dica. Mi scusi, sempre no, perché con una pausa penso che lei abbia finito, non è per interromperla. Il Calò era stato presentato come Calò? Mario, senta una cosa, lei l'ha riconosciuto nell'immediatezza? Nell'immediatezza quando, scusi? Cioè, quella sera a cena, lei sapeva subito che era Calò nonostante la presentazione o l'ha saputo ma dopo? Ma guarda, via, me l'hanno presentato là, io sapevo chi era Calò, chi era Mario, eh. Sicuramente non era uno che... Era chiaro che era un ricercato che stava a Roma. Mi dica perché era chiaro. Avvocato, sensazione meravigliosa, confidenza, non è come era chiaro, come non era chiaro. Non c'è... È qualcosa che è in noi, era in noi. È in tutti quelli che sono della malavita, ma che è? Mi scusi, quindi non la capisco per questo allora. Era
era ricercato, nel senso che lei lo sapeva o gliel'hanno detto? Certo che lo sapevo, me l'hanno detto sì, che era un ricercato, non sapevo che fosse di preciso perché non mi interessava. Quindi non sapeva che era Calò? No, ma infatti non l'ho mai chiamato Calò, io dopo ho saputo che era Calò. Io sa quando ho saputo, cioè io l'ho saputo in seguito quando l'hanno arrestato. E quando Calò, questo lo potete anche accertare, quando ci arrivarono i mandati di cattura per le dichiarazioni, scaturite dalle dichiarazioni di Claudio Sicilia, lui si trovava a Palermo con un ragazzo romano di nome Carlo Lacovara. E dopo questi mandati di cattura fece subito fare un telegramma a questo ragazzo, dove c'era anche il nome suo, in cui diceva di stare tranquillo. Per fortuna che non sono stato tranquillo, insomma. Quindi, voglio dire, io dire che conosco Calò, che... ma chi è? Charlie Saderò? Voglio dire, ma chi è? Senta, però se non ho capito male, quando le ho fatto adesso questa domanda un minuto fa, la prima risposta che mi ha dato è che lei lì a cena, nonostante l'avessero presentato come Mario, lei sapeva benissimo che era Calò e questo. Che era ricercato. Non ho detto questo, io sapevo che era un ricercato, io non ho mai detto chi era. Quindi lei sapeva solo che era un ricercato, ma che fosse Calò lo ha appurato solo quando lo stesso è stato arrestato. Sì. Sa poi quando è stato arrestato, si ricorda l'anno? Mi rendo conto che lei sulle date non è bravo, però provi a ricordare l'anno. No, non mi ricordo, avvocato, so che ero detenuto io, non mi ricordo nemmeno dove. Comunque, solo quando Calò è stato arrestato, lei ha ricostruito che quello a cena quella sera era Calò. Certo. Quindi dalla cena fino a quella data lei non l'ha mai saputo? Non mi è mai interessato saperlo, perché io stavo dentro per omicidio. Senta, anche di questi particolari lei ha parlato in quel processo Pecorelli, vero? Ritengo di sì, avvocato. Se mi hanno fatto le domande adesso mi posso ricordare. Lei era presente a quel processo, avvocato? No, per quello che sono così impreparato. Ecco, no. Senta una cosa, anche in quel processo anche ha fatto il nome di Gesù come presente alla cena? Non me lo ricordo. Però di Gesù, senta, che di Gesù si è presentato lui. Al carcere di Ancona, questa è la cosa più assoluta, più certa. Al carcere di Ancona è venuto Lorenzo Di Gesù a presentarsi a ricordarmi quei fatti. Io spero che si voglia prendere considerazione del significato di una persona. Senta una cosa, visto che abbiamo nominato Di Gesù, no? Sì. Abbiamo detto carcere di Ancona. Sì. Nei suoi tanti periodi di detenzione, si ricorda quando è venuto questo Di Gesù ad Ancona? Anche anno? Mese? Guardi, io dopo Ancona sono stato trasferito a San Gimignano, vedi, io devo ricordare episodi e fatti in questi. Poi sono uscito credo... fino 80, inizio 90, stessa sezione del carcere di Ancona. Basta controllare la detenzione, no? Senta una cosa, si ricorda che accento c'ha questo Di Gesù? Che accento c'ha? Non lo so, io non lo conosco. Sinceramente non me lo ricordo. Comunque, volete sapere se io sto dicendo una stupidaggine? No, le chiedo di sapere che accento ha, se è del nord, del sud, del centro. Sto dicendo che non mi ricordo, io dico che ce l'ha centro-sud, ma volete sapere se io sto dicendo una bugia? Guardate se in quel periodo... No, io non parlo di lei, cioè se si vuole accertare se quello che sto riferendo è vero o no. Controllate, se nel periodo in cui Di Gesù e Mancini Antonio si trovavano nel carcere di Ancona, nella stessa sezione, i due erano nella stessa sezione, e siccome avvocato senza nessuna forma di atteggiamento, Mancini Antonio nel carcere è sicuramente più importante che all'esterno. Perché sì, non è il problema che voi siate state detenuti nello stesso periodo, il problema è se lei ci ha parlato direttamente. Ci ho parlato, quindi si è avvicinato lui a me per ricordarmi gli episodi. Senta una cosa, mi fa una cortesia, me lo descrive questo Di Gesù, più per favore? Allora, snello, più o meno come me, capelli portati da una parte, brizzolati sul bianco, ogni tanto gli dava col drink, vestiva in un modo dimesso, che devo dire più?
Alto come lei, più basso, più alto. Più o meno come me, snello, più snello di me. Non oggi, più snello di me come ero in quel periodo. Guarda, si trovava in cella solo. Gli dico anche come era ubicato in cella. Lui era da solo. Cioè aveva una cella singola. E mi diceva che... Era un fumatore, ha fumato davanti a lei? Era un fumatore? Io in cella non ce l'ho stato mai. Non mi ricordo, ma che metteva da vedere se dice l'avvocato, senti, io le ho detto prima che lui con me lui a me mi ha fatto presente. Quando ci ha parlato? Mi fa parlare. Ci ha parlato ai passeggi, quando ci ha parlato? Certo, io se lei era stata attenta alla risposta che ho dato prima, forse questa domanda era superflua. Io le ho detto che con di Gesù mi fece notare che era opportuno non fare insieme la socialità per non collegare. Sai dentro di me di questo suo, perché mentre lui faceva uso di vino, mica tutti i giorni, io fumavo hashish, non lo so se fumava lui, perché a me se fumavo non fumava di Gesù, mi perdoni di Gesù, che me ne poteva interessare, se le dico che io manco mo ricordavo, io giocavo a pallone, di Gesù c'aveva gli amici suoi, io avevo i miei amici che erano quelli come me, poi le ho dette che non l'ho mai frequentata, tant'è che lui ha ricordato di quell'episodio. Che sto a guardare se fuma, se non fuma. Mi scusi, Allora, quindi lei ha detto che stavate nella stessa sezione, no? Sì, sì. Questo contatto con il quale ha potuto parlare con lui, dove ce l'ha avuto? Se solo non nella socialità? Solo nel cortile, nell'ora d'aria. Nel cortile. E nell'ora d'aria, quindi, avvocato... Come dicevo io. Avvocato, quindi nella socialità, nell'ora d'aria. Bene, nell'ora d'aria, avvocato, io e i miei amici, ripeto, con i quali condivido un certo tipo di detenzione che non è quella di Gesù. Quindi io se di Gesù fuma o non fuma, io non lo posso sapere. Io so, ecco, allora Daria, se lei mi dice fumava Dorigo, io gli dico sì, fumava sigarette e hashish, perché lo frequentavo tutti i giorni, che ne so di Gesù. No, lei se l'ha mai notato fumare ai passeggi? Non mi ricordo. Non so rispondere a questa cosa. Senta una cosa, invece Vittorio Mangano quando l'ha conosciuto? No, io non l'ho mai conosciuto, io ho raccontato un episodio diverso. Io ho raccontato un episodio diverso che riguarda il mio amico allora, perché oggi io sono fame e lui continua a essere un bravo ragazzo. Il mio amico Mario Di Curzio, colui che per me ha ucciso Sisto Nardinocchi all'interno della casa penitenziaria di Sumona, dopo che era stato trasferito a Fossombrone, fu avvicinato fra gli altri, c'era Luca Bagarella, c'erano i fratelli Marchese, insomma una serie di personaggi, da Mangano, il quale gli disse, ha preso Romano, lo avvicinò, gli chiese se faceva parte della banda, che ne so che gli ha chiesto, mica me lo ricordo. E alla sua risposta, cioè che lui non faceva parte di nessuna organizzazione, ma era semplicemente, oltre che il cugino di Roberto Giusti, un componente della banda della Maiana, anche fraterno amico di Mancini Antonio, per il quale aveva ucciso Sisto Nardinocchi. Quindi Vittorio Mangano, non so se gliel'ha detto immediatamente, il giorno dopo, tre giorni dopo, gli ha fatto presente, se hai qualche possibilità di raggiungere Dio Tallevi, di che ti saluta Vittorio Mangano. Basta, nient'altro che questo. Oh, ecco. E le disse qualche altra cosa di questo Vittorio Mangano, di dove era, che faceva, perché era detenuto? Lui perché era detenuto il Di Curzio? No, perché era detenuto il Mangano. Avvocato, ma che ne so io? Non lo so. No, se glielo disse, se questo che le ha riferito queste circostanze, avvocato, le disse anche queste altre che le ho chiesto io. A me dispiace di non riuscirmi a esprimere, a farmi capire. Io a Di Curzio, lui gli vado a chiedere se Mangano gli ha detto perché stava... Che mi interessa a me? Senta, io mi rendo conto di farle una domanda difficile, ma si ricorda in che periodo le ha riferito di queste cose? Guardi, lei mi fa una domanda difficile alla quale io rispondo semplicemente dicendo dopo l'omicidio di Sisto Nardinocchi, non appena io fui trasferito nel carcere, credo, di Ivrea e Di Curzio nel carcere speciale di Fossombrone,
basta andare a vedere le date, io le dico i nomi, era presente oltre a Mangano, c'erano quelli milanesi, i fratelli, come mi sovvengono, se ancora sto qui, lo dico, c'era Bagarella, c'erano i fratelli Marcheso, comunque uno dei due, Pino, credo, Marcheso, Nino, c'erano, vabbè, quelli di Milano, i siciliani che stavano a Milano, che adesso non mi sovvengono, questa serie di personaggi, e c'era Luciano Riggio, naturalmente, i quali, sapendo che lui in qualche modo faceva conto con la banda della Magliana, perché poi lo aiutava moltissimo questo ragazzo a livello finanziario, no? Anche se non c'era stato nessun bisogno, perché c'era il cugino che molto probabilmente ne aveva più di me di soldi, però per quanto concerne gli avvocati provvedevo io, e quindi questo ragazzo veniva trattato a guanti bianchi. Io adesso mi metto a raccontare episodi che possono sempre acquisquiglie, loro che se levavano le meglio pentole le davano a lui quando non faceva una socialità. Socialità dove veniva prescelto lui al posto del loro compaesello. Non vorrei interromperla, ma è tutto molto interessante, ma non è la domanda che l'avevo fatto. Quindi lei Mangano non lo ha conosciuto direttamente. Io non ho mai detto di aver conosciuto Mangano. Io ho raccontato questo episodio su e su. Io non gliel'ho contestato, infatti. Senta una cosa, invece Faldetta. Faldetta sì, l'ho visto una volta quando. No, io ho considerato. Ho convenuto che era Faldetta dopo che me l'aveva detta Bruciati, un costruttore. L'ho visto in fotografia, ho detto questo frequentava Testaccio. Poi mi hanno detto che si chiamava Faldetta. Io metto a chiedere come si chiama. Io ho conosciuto dei banchieri. Non l'ha visto mai direttamente, l'ha visto solo in foto. No, io l'ho visto fuori. E poi me l'hanno fatto rivedere in foto. Dice, chi conosci di questi? Ho detto questo, ho indicato dei banchieri siciliani e altri personaggi. Chi è che gliel'ha fatta vedere sta foto? Ah, non mi ricordo qual è. Io ho girato in tutta Italia, per le procure di tutta Italia. No, ma dico sempre le forze dell'ordine, insomma. O inquirenti, io non mi ricordo. Ecco. E lei ha ricostruito cosa dopo aver visto la foto? Che era uno che frequentava i signori che investivano in edilizia. Senta una cosa, invece Cercola, sa chi è? Chi era? Cercola era un mio fraterno amico. E io ancora ho il cuore gonfio, perché quanto viene detenuto con Cercola al carcere di Re Bibbia? Guido Cercola mi raccontò una serie di cose, compreso della strage, dove lui, io gli credo, non c'entrava assolutamente niente, dove inveiva contro Calò, e era talmente forte la mia amicizia con Cercola, a parte adesso la storia che lì si faceva tutte le sere la socialità, compresa la domenica. La domenica, siccome era una socialità di qualità, perché arrivava il pranzo dal ristorante Lo Zio d'America, vino buono, mangiare buono, la gente di custodi che portava la cocaina, la facciamo tutte le domeniche lui. E c'era questo rapporto. E lui, siccome si trovava implicato in una strage di cui diceva, io gli credevo, che si era trovato coinvolto causalmente, non c'entrava niente. E sperava che qualcuno alzasse la mano, qualcuno che aveva fatto realmente la strage. Non l'hanno fatto, tant'è che lui si è impiccato. Adesso qualcuno, signor Presidente, può dire che non è vero. Guardi, qui io, se può essere importante, però, signor Presidente, questa è la fotografia della figlia di Guido Cercola, che si chiama Carolina. È una foto, se qualcuno gliela vuole far vedere. Bene, la foto di Guido Cercola, che lui me l'ha regalata con una certa dedica, perché dicevamo che da grande si sarebbe dovuto fidanzare sua figlia Carolina con mio nipote Ilici. Perché siccome è stato detto che Cercola, in altri processi, mai mi avrebbe fatto confidenza, Cercola mi ha detto questo e di più. Senta, cioè, una cosa, le disse anche se aveva avuto altri processi, se era già stato giudicato per altre cose? Cercola? Sì. Ma processi precedenti? Precedenti a sì, se era pregiudicato oppure no? Certo che era pregiudicato. Grazie, le disse anche per cosa, di preciso, no? No, ma ricordo, io so che era un bel rapinatore ai tempi suoi, eh. Va bene, grazie tante. Senta una cosa, dica. Per quanto riguarda la Barbarossa, invece, così finiamo con i ricordi con le persone. Barbarossa, sì. Lo conosce, lo ha conosciuto? Il nome non mi è nuovo, so che era un napoletano, era uno di quei napoletani che a quel periodo frequentavano Roma, insieme al fratello
della moglie di Pascalone Nola, che non mi sorviene mai, e ad altri napoletani. Allora c'era chi si rifugiavano a Roma, i cutugliani e gli anticutugliani, alfieri e non alfieri, insomma sta gente qua. E c'era chi trovava ospitalità da uno e chi dall'altro. Noi non eravamo schierati con nessuno dei due in realtà. Poi sono stato io che all'interno del carcere, dopo l'uccisione di Selis, siccome Cutolo a noi, a nostro modesto avviso, ci sembrava un venditore di chiacchiere, mentre la nuova famiglia c'era molto più serietà, io all'interno del carcere ho deciso di schierarmi dalla parte della nuova famiglia, anche perché Cutolo, Selis, che della banda La Magliana avrebbe voluto fare un'organizzazione a immagine e somiglianza della camorra napoletana, a noi ci piaceva. Tant'è che i miei amici, quando si incontrarono a Fiuggi con Cutolo, quando uscirono dal ristorante, perché lui a capo tavola, queste cose che non erano per Roma, e noi era più una cosa... Guardi, non è per non farla divagare, ma io... Non divago più, mi dica. No, io per carità la sentirei anche tutto il giorno. Grazie. Ma purtroppo è tardi, non era questa la domanda. Allora, se invece a Bruciati faceva uso di sostanze stupefacenti... Facciamo in uso, no, tutta la settimana, da lunedì a venerdì, niente cocaina, niente... Mi fa parlare? La risposta è sì. Certo, in tutti da venerdì alla domenica, se sniffavamo, la mattina dormivamo, la sera ci svegliavamo, andavamo da Ferrantelle a Ostia a mangiare il brunetto di pesce. E dal lunedì al venerdì nessuno più toccava cocaina, perché poteva sempre succedere qualcosa. Dal venerdì sera al sabato e alla domenica ci davamo a quest'uso. Ho capito. Se non ho compreso male, prima ha detto che anche quando eravate detenuti, o lei era detenuto, facevate uso di sostanze stupefacenti in carcere, è così? Hashish, cocaina, tutte le settimane a me non mi è mancata. A me. Quindi anche quando era detenuto? Sì. Senta una cosa, lei ha parlato prima anche di Abbruciati che riceveva visite di persone appartenenti ai servizi segreti, ho capito bene o ho capito male? Ma all'interno del carcere? Fuori e dentro? Sì, avvocato. Fuori e dentro? Senta, questi particolari sono stati anche riferiti nel processo di Perugia a cui abbiamo fatto riferimento? Sì, sono stati commentati, sono stati discussi. Guardi, io ho partecipato a un incontro al laghetto di Ostia, siccome dico che il rapporto tra me e Abbruciati era molto, oltre che molto forte, anche molto scherzoso fra di noi, facciamo dei scherzi anche oltre quello che qualcuno potrebbe credere, quando ci incontriamo con le donne, io facevo finta che ero il capo, dicevo tu guardami la macchina, eccetera, eccetera. C'era un funzionario dei servizi che racconta che una volta si è incontrato con Abbruciati, lui lo racconta, non io, si è incontrato al laghetto di Ostia, dell'Eur, e lì Abbruciati è sceso dalla macchina insieme a un signore, ma che non doveva essere molto importante, perché prima di allontanarsi... Scusa, devo interrompere di nuovo. Avvocato, signor Presidente, non mi fa la domanda. Cioè, diciamo, su ogni domanda io mi basta una risposta sì o no. No, senta, a me non mi basta, devo spiegarmi. So, a me sì, ma senza divagare, se glielo vuole dire. No, non abbiamo più, signor Mancini, cerchi di essere breve nella risposta, se no veramente facciamo notte. E dico sì e no, ci giocano dopo, Presidente. Sì, lo so, però... Vabbè, mi dica, avvocato, così diciamo così se andiamo a casa. Lei, in sostanza, per accorciare, diciamo, tutte queste cose che oggi ci ha riferito... No, non l'ho riferita da tempo, non l'ho riferita dal primo momento che ho iniziato a collaborare, no oggi. Dico, tutte queste cose qui non sono nessuna cosa nuova rispetto a quelle dette al processo Pecorelli a Perugia, mi sbaglio? No, l'ho detto anche al processo Pecorelli queste cose. Sì, quindi sono le stesse cose, oggi non sta aggiungendo niente, insomma. No. Ritengo di no, può essere un termine diverso da un altro, ma i fatti sono questi. Avvocato, concluda per favore. Sì, io concludo, cerco di andare alla domanda sulla parte finale della domanda del pubblico ministero, quella che ho sentito invece direttamente, a proposito dello schiaffo, la reprimenda, non ho capito, sì. di un racconto fatto da Abbruciati di uno schiaffo ricevuto da Calò, sì. È così? Una reprimenda, se non addirittura un ceffone. Un ceffone, e l'avrebbe ricevuto da o Sorrentino o Cosentino, sì. Ho capito bene? Sì. Poi, Abbruciati vi disse anche che dovevate in qualche modo proteggere Calò da questo, da questo schiaffeggiatore. Proteggere è stato il primo termine che è venuto a mente. Se nell'eventualità la cosa si fosse portata alla lunga, fosse aumentata,
Se eravamo disponibili, insomma, dal dosso a Giuliano, questi i termini. Senta una cosa, lei all'epoca, quando Abruciati le disse questa cosa, lei conosceva già l'identità di Calò? Sì. Si ricorda in che periodo glielo disse, quindi? Senta, 80-81. Sempre ottobre 80, marzo 81. Era il periodo che stavo fuori, avvocato. Senta una cosa, siccome lei prima mi ha detto che ha collegato della cena dell'80 solo no, quando Calò è stato arrestato. Non ho detto questo. Beh, lei ha detto che alla cena non aveva riconosciuto che era Calò. Siccome certo, la cena è avvenuta tra l'ottobre 80 e il marzo 81, quindi quando Abruciati le disse dello schiaffo, lei aveva identificato che quella cena era Calò. Lo schiaffo chi l'aveva preso? Lo schiaffo l'aveva preso Calò, siccome Mario, Mario l'aveva preso. Il loro amico Mario. Quindi non le disse? Il loro amico Mario aveva preso lo schiaffo. Quindi non le disse che era Calò che aveva bisogno di protezione, ma era Mario. Sì. Quindi a quella data lei non sapeva nemmeno che era Calò? No. Oh, siccome prima lei ha detto, su domanda del pubblico ministero, che insomma ci vuole il coraggio per dare uno schiaffo a Calò, che bisogna essere potenti per farlo. Questa deduzione la fece nell'81 o la fa nel 2006? Dopo. Cioè quando dopo l'ha fatta? Dopo. Che significa dopo? Dopo, in seguito, quando ho scoperto chi era il signore. Dopo. Quindi la deduzione dello schiaffo per lei è una cosa che risale solo all'85? Risale quando io l'hanno arrestato, che io ho convenuto chi era il signore. Da quello che riportava le cronache, di quello si è avventurato. In seguito, quell'angelo, dicevano, mi hanno detto, che era andato via col solito caffè. Il caffè che offrono quando vogliono far sparire qualcuno. Questo quando gliel'hanno detto? In seguito. Non mi dica date, non mi chiede niente perché non mi ricordo. Quando era già detenuto o quando era ancora libero lei? Detenuto. Quando era detenuto? Sì. Senta una cosa, lei quando le dissero insomma di dare questa protezione al Mario schiaffeggiato, senta, lei disse sì, ci penso io. Non tutti, non tutti erano d'accordo. Quegli entusiasti di stare sempre sulla strada armata, eravamo io con la figli, Toscano, Abbatino, avevano un'altra mentalità. Quindi però lei era d'accordo? Capirà, io basta che facevo rumore. Cioè lei era d'accordo a proteggerle, insomma. Beh, senta, non usi questo termine a proteggere, ad aiutarlo, ad aiutare Abruciati, perché era amico da Abruciati, in fin dei conti. Senta una cosa, però, lei prima mi ha detto che quando eravate a cena al ristorante, a cena, c'erano delle persone insieme a questo Mario, dei suoi ha usato un termine, se lo ricorda? Sì, dei personaggi. Ecco, lei... Certo. Ecco, lei quando le è stato chiesto di aiutarlo, di proteggerlo, non ha obiettato che c'erano già delle persone se che gli stavano dietro? Si vede che non gli bastavano. Come non bastava Abruciati affrontare Beppo Berardinelli, perché allora Abruciati faceva parte di una batteria con Diota Levi, Ciambellone, Cercola ed altri personaggi che non ricordo. Avvocato, ha concluso? Sì, sa qual è stato l'esito del processo Pecorelli a Perugia? Non mi ricordo. Avvocato, queste domande le hanno fatte già più volte gli altri difensori. Finiamola con le domande dell'esito dei processi che già conosciamo. È inutile che continuiamo a fare domande su questo punto. Va bene, nessun'altra domanda. Abbiamo grazie, concluso. Avvocato. Il pubblico ministero ha concluso. Finiamola con domande inutili che non... Senta, prima voglio una precisazione. Lei nel processo della banda da Magliano, il primo processo, la sentenza che ho scritto io, certo. Lei è stato condannato? Sì. Quindi il processo ha giustamente... Ma chi era il presidente Turchetti? No, ma siamo stati assolti. Assolti? Si ricorda? No, non mi ricordo la posizione sua. Sì. Siccome sono passati quasi... No, lei si ricorda soltanto che mi va a martellare vicino alla gabbia. Io mi ricordo parecchie condanne. Lei sarà assolto invece? Credo di... Non è sicuro. Non sono manco sicuro. Comunque no, credo... Io mi ricordo la condanna. No, perché no... Signor Presidente, penso di sì, perché poi la sentenza è stata data qui, si ricorda? È apposta. Allora io credo che siamo stati assolti.
perché c'erano momenti di giubilo e momenti di abbattimento. Sì, ci sono state alcune condanne e alcune assoluzioni, la sua posizione mi sembrava che fosse di condanna. Vabbè, comunque non è... Ma e su Colafigli lei cosa ha detto? La perizia era aggiustata, era ha avuto bisogno. Guardi, che lui era matto questo, perché a me mi veniva alle 3-4 di mattina a svegliarmi a dirmi che era uscito in televisione Franco Giuseppucci a dire che aveva ammazzato, che dovevamo, che diceva di andare a ammazzare i proietti. Perché quella sera non dovevamo andare a ammazzare i proietti. Io avevo telefonato alla compagna mia per prima lei ha detto ha avuto bisogno di. Sì, sì, di vabbè. Cioè in che senso? Che senta, no, perché, signor Presidente, invece di sudarsela di più tutti i giorni legato. Con l'appoggio dei Ferraguti, con l'appoggio dei Severari, è un regno una volta in meno, no? Ma abbiamo condannato con la figlia, non abbiamo creduto alle perizie. Certo, no? Ma infatti lui era scoppiato, sennò, insomma non faceva quello che ha fatto. Facciamo rapidamente perché alle 5 precise deve cambiare la cassetta, quindi cerchiamo di contenere in 2 minuti. Sono rapidissime domande che ritengo chiedano altrettante rapide risposte. La prima è questa. Lei ha detto, signor Mancini, rispondendo al difensore di Otallevi, che l'ordine per eliminare Calvi era stato dato da Calò e da Carboni. Poi, dice in precedenza, domanda del PM sulla ragione dell'uccisione di Calvi, ha detto di aver appreso questa notizia, quest'ultima notizia sulle ragioni dell'uccisione da esponenti di vertice della sua organizzazione. Ecco, io vorrei sapere, questa circostanza relativa all'ordine, lei l'ha appresa sempre da questi esponenti? È certo, chi poteva dirmi un fatto all'interno della banda, dottore? Questo, io gli ho fatto la domanda perché prima aveva dato una risposta non precisa sul punto, ecco. Quindi vuole spiegarlo. Da chi lo ha preso questo? Che erano stati loro sì. a impiccare Calvi? A dare l'ordine di eseguire questo omicidio. Senta, i miei contatti sono con chi posso essere? Con De Pedis, con Toscano, con Colafigli, con Pernasetti. Voglio dire, le persone che hanno un livello maggiore. Ho capito. Quindi sono le stesse persone che le hanno detto della ragione dell'uccisione di Calvi. Certo. Sì, l'altro punto che vorrei chiedere di precisare è questo. Lei ha detto, ha rievocato un episodio relativo ad un incontro in Sardegna tra Abruciati, episodio nel quale Abruciati sarebbe andato in un'abitazione ove avrebbe trovato Calvi e Pazienza. Sì. Ecco. E ha detto che ha preso la circostanza da De Pedis. Sì. Poi però ha fatto un commento che non ho capito se era una dichiarazione che lei voleva fare o una semplice battuta. Allora io vorrei chiederle sul punto, la circostanza relativa a questo episodio l'ha effettivamente appresa da De Pedis? Senti, io quello che ricordo sicuro, tranquillamente è lui, poi certamente qualche altra persona me l'avrà accennato, però siccome credo che io non ricordo precise, non voglio fare... Non voglio dire cose di cui non sono sicuro. Basta andare a vedere il processo di Pecorelli, se è più chiara. Mi scusi. Sì, dica scusi, dottore. Mancini, volevo semplicemente sapere questo. Sì. Il suo ricordo è nel senso che questa circostanza l'ha presa da De Pedis? Ma ritengo non solo da lui. Va bene, quindi da De Pedis e da altri. Sì. E l'altro punto è questo. E lei... del tutto infatti ha già risposto, quante volte dobbiamo ritornare sugli stessi punti? Non lo so. Allora chiarisse la sua posizione. Ma chiarisse che cosa? Ha detto che non ricorda di preciso, tutte cose che sono ricordi che ha già ripetuto più volte da chi ha preso queste notizie. Va bene, non rivolgo altre domande, faccio solo una rapidissima richiesta che è quella di chiedere sì. L'acquisizione della cassetta che contiene il servizio che è stato mandato in onda del giugno. Chiedo scusa, che voleva fare un'altra domanda all'avvocato dell'anno? No, vabbè. Allora possiamo liberare adesso le richieste, poi si possono. Presidente, soltanto una cosa che non è una domanda, volevo soltanto dire che le contestazioni che ho fatto, chiedo scusa al Pubblico Ministero, ma quando ho citato il verbale 21 aprile 94 per alcune contestazioni, non ho fatto constare che è un verbale reso davanti alla Procura della Repubblica di Roma nel procedimento per l'omicidio di Calvi.
questo perché siccome altre contestazioni riguardano verbali resi in altri processi, ci tenevo a precisare questo, scusi. Allora può andare, può... Poi mi fa 30 secondi, Presidente. Che deve fare? 30 secondi, d'accordo. Che deve dire? Io mi scuso se ho avuto atteggiamenti, diciamo un po' così, se lei si è ritrovato il Mancini di una volta davanti, un po' esuberante. Ma io sono passati 20 anni, non è che ho il ricordo precisissimo. No, vabbè, comunque, però si ricorda le esuberanze di quelli che si arrampicavano sulla gabbia. Toscano si arrampicava. Io sono solo esteriormente ancora quello. Dentro sono cambiato, prima... Non dobbiamo giudicare lei un'altra volta. Per dire che questi sono solo atteggiamenti, dentro sono uno che la mattina si prende cura della gente che sta male. Avrebbe potuto impiegare meglio la sua vita, però. Prima c'aveva le qualità per farla, almeno come intelligenza. Quanto è intelligente, Presidente. Dico, è convinto di questo almeno. Aspetti, scusa, non ci sento. Dico, è convinto che avrebbe potuto utilizzare meglio la sua vita. Ma me lo dicono un po' tutti. Posso andare?